arrivi là, avete preso nota della password del wifi, anche se non ci servirà in realtà immediatamente. E poi dopo lo tolgo. Beh, tanto prendiamo ancora un goccio di tempo perché forse non ci siete ancora tutti, perché direi che c'erano 21 iscritti e ad occhio non ci siete ancora, 21. Allora, come funzionerà il workshop di questo pomeriggio? C'è una prima parte teorica, spero di non dilungarmi troppo, se dico delle cose non comprensibili, incomprensibili, poco chiare, qualsiasi cosa, intervenite, alzate la mano e chiedetemi. Non ci sono domande stupide, anzi, probabilmente la domanda che vuol fare qualcuno di voi è la domanda che ha il vostro vicino, quindi abbiate coraggio. Più domande ci sono, ovviamente, più soprattutto la parte teorica iniziale è interessante. Dopo questa prima parte teorica, dove diremo alcuni concetti un po' base su WebGIS, servizi web, geografici, eccetera, eccetera, la parte, diciamo, noiosa del pomeriggio, proveremo, diciamo, testeremo sul campo QGIS Server e il client Leadsmap per pubblicare una prima mappa. Su quella parte lì vi chiederò di fare passi abbastanza. vi tratterò un po' da bambini quasi, nel senso che vi dirò di fare fate questa cosa, poi quest'altra in maniera molto organizzata, perché lavoreremo tutti su uno stesso server e quindi per evitare di creare problemi sulla posizione tra di noi sarà bene che tra virgolette rispettiate le piccole regole che vi darò. Ad esempio, i dati li caricherò io, a voi chiederò solo di guardare, cioè, anzi, i dati li abbiamo già caricati in realtà, quindi voi vi connetterete semplicemente con una cartella del servizio che vi ho fatto scaricare. Avete tutti ricevuto la mail che ho mandato lunedì? No? Allora, nel frattempo, cioè, durante la parte noiosa del workshop, vi chiedo di scaricare e installare questo applicativo che si chiama Nextcloud, che è una sorta di Dropbox. A differenza di Dropbox, è un software con free open source, anche quello, e quindi installabile quindi andate su nextcloud.com, poi get Nextcloud e cercate l'applicazione client, non server, cioè quello che vi dovete installare sui vostri PC. Chi ha ricevuto la mail, c'era il link nella mail, quindi dovreste ritrovare il link nella mail. Tanto sono 80 mega, quindi se non l'avete ancora scaricato, direi che in quest'ora dovreste riuscire. Chiederei di farlo ora in maniera tale che quando arriviamo la password della wifi. No, quello poi lo facciamo solo scaricare e installare. Dopodiché l'accesso, durante il workshop, vi daremo le credenziali con cui accedere al server. Ok, e se ci siete tutti iniziamo tanto dalle presentazioni nostre. E siamo Roberta Pagandini e io sono Roberto Marzocchi, e diciamo che come nome siamo monotoni, però diciamo ci dovreste distinguere facilmente. Lavoriamo in Getera, uno spin-off dell'Università di Genova, nato nel 2010, direi ormai, quindi quasi una decina d'anni. Lavoriamo in realtà non solo in ambito GIS e WebGIS, in ambito GIS e WebGIS lavoriamo direi esclusivamente con software open source. Con diversi software open source in realtà, lavoriamo con QGIS, cioè sviluppiamo un pochettino di QGIS Grass, non tantissimo, però qualcosina abbiamo fatto, e lavoriamo tendenzialmente con tanti prodotti open source, anche tra gli altri GeoServer, MapServer, PostGIS ovviamente, eccetera, eccetera. Anche mappette con Leaflet o OpenLayer, diciamo che più o meno in ambito GIS e WebGIS lavoriamo appunto esclusivamente con software open source, ma li conosciamo più o meno tutti, quelli della famiglia GeForce, si intende. E abbiamo anche un settore che si occupa più di rilievi fotogrammetrici e monitoraggi con GPS,
PS sia, diciamo, con strumentazione tradizionale, sia anche con sensoristica. Facciamo un po' di ricerca nell'ambito della sensoristica a basso costo, quindi uBlox, tutta quella famiglia lì. E oggi, appunto, in realtà oggi parleremo, come vi siete iscritti a questo corso, non parleremo di OpenStreetMap, anche se c'è questa immagine, parleremo in generale di un servizio che permette la pubblicazione di dati geografici. E partiamo, diciamo, con queste prime slide molto diciamo, di immagine, di impatto, che magari in realtà poco c'entrano con QGIS Server in particolare, se non che lo useremo OpenStreetMap, Google e altri come sfondi cartografici, ma è per dire che ormai, direi, la diffusione dei dati geografici su web è abbastanza, buongiorno, abbastanza comune a tutti, anche ai non addetti ai lavori, proprio perché il fatto di realizzare delle mappe geografiche su web aiuta la condivisione dei dati, la comprensione anche dei dati e l'accesso a determinati servizi anche a persone come possono essere mia madre, che di computer conoscono poco o nulla, e di GIS ancora meno, perché diciamo che immagino che se siete iscritti a questo corso più o meno tutti voi abbiate aperto qualche software GIS, quindi credo che possiate convenire con me che non è proprio. Non sono, giustamente, non possono essere dei software di immediato utilizzo per una persona che non è un minimo competente. Solo capire con che sistema di riferimento devo aprire dei dati e visualizzare in una posizione corretta e non in Africa, come penso sia successo a tutti voi, a me succede, è successo e succede ancora ora, è già un primo livello di complicazione. E avere a disposizione uno strumento su web sicuramente semplifica il tutto. Un esempio sono chiaramente la mappa di OpenStreetMap, ma anche servizi commerciali ancora più conosciuti. Diciamo che se chiedo veramente a mia madre cosa sia OpenStreetMap e non lo sa, sicuramente sa cos'è Google Maps. Vi assicuro che faccio l'esempio di mia madre perché non è una sviluppatrice di software né open source né commerciale. In particolare, appunto, in realtà durante questo corso vedremo due software che ci consentiranno di creare, uno ci consente di creare, come diremo, dei servizi web geografici standard, che ora andiamo a definire cosa siano. Il secondo strumento, quindi questo sto parlando di QGIS Server in particolare, il secondo, l'Heatmap, ci permetterà di creare delle interfacce. Potremmo chiamare un geoportale. Vediamo di dare appunto un po' di definizioni per creare un po' di ordine. Beh, tanto qual è la differenza fra WebGIS e geoservizi? Tanto i geoservizi sono molto generali, quelli sicuramente più conosciuti che immagino, posso pensare che tutti i presenti o il 90% dei presenti, mi lancio in questa ipotesi, conosca, sono i servizi WMS. Ok, quello è un tipo di geoservizio, come anche i VFS e i VCS, sono i tre tipi di geoservizio che riusciremo a pubblicare oggi con QGIS Server e che quindi al termine di questo pomeriggio spero tutti voi siate in grado potenzialmente di pubblicare con questo tipo di strumento. Dopodiché non sono gli unici, in realtà. Questi tre geoservizi che vedremo oggi e di cui parleremo, quindi in questo schema mostrato, diciamo, hanno un flusso unidirezionale da sinistra a destra, ma in realtà quando si parla di geoservizi si vanno a intendere anche quei servizi che fanno girare delle vere e proprie funzionalità GIS, pensiamo ai WPS, Web Processing Service, oppure a tutti quei servizi legati alla sensoristica, quindi gli SOS, gli SAS, credo che siano anche quelli Sensor Alert Service, eccetera, eccetera. Ce n'è tutta una grossa famiglia, quindi diciamo oggi ne vediamo alcuni, ma in realtà non sono gli unici appartengono a un ecosistema piuttosto complesso. Poi c'è il WebGIS. Il WebGIS è qualcosa che ha di più, è basato normalmente su dei geoservizi standard, non è detto, per esempio
WebGIS prodotti dalla ESRI non necessariamente usano dei WMS, dei WFS standard. La ESRI so che hanno anche un loro standard, quindi non è detto che usino dei geoservizi standard, sicuramente useranno dei geoservizi. Geoservizio sta per servizio su web, quindi necessariamente per pubblicare un dato devono usarlo, e può essere standard o no. Per WebGIS si intende anche l'interfaccia, quindi avere anche una pagina, con la classica pagina che vi permette di accendere e spegnere dei layer, di interrogarli, eccetera, eccetera. Quello, diciamo, lo chiamerò da ora in avanti, quella parte lì la chiamerò WebGIS. Qualche volta userò il termine client geografico, qualche volta WebGIS. Diciamo, sono, possiamo considerarli quasi sinonimi, direi. Relativamente ai geoservizi, dicevamo, i geoservizi che sono la base della maggior parte dei WebGIS, non necessariamente tutti, sicuramente di quelli prodotti con QGIS Server, sono dei geoservizi standard che vengono regolamentati dall'Open Geospatial Consortium e in particolare prendono il nome di OVS, cioè Open GIS Web Service. Quindi hanno una, cosa vuol dire standard? Che hanno una sintassi che è sempre la stessa, e perché è un vantaggio? Perché usare lo standard? Non tanto perché vogliamo rompere le scatole o essere dei puristi Interrompo un attimo, vi lascio il foglio se qualcuno ne ha dimenticato altri, controllate soprattutto che ci sia lei se volete l'attestato, perché poi verranno mandati via web, quindi la fanno girare. Ha tutto a posto internet, Sì, tutto tutto. bene. Ah, non so, siete tutti Se qualcuno collegati? serve. Ok. E dicevamo, perché usare degli standard? Perché grazie, cioè se uso un servizio standard, sono sicuro che i dati distribuiti con quel servizio saranno accessibili con qualsiasi software GIS la persona voglia usare. Quindi se create un geoservizio standard con QGIS Server, chi può usare quel geoservizio? Sia chi usa QGIS, ma allo stesso modo lo può usare chi usa anche ArcGIS, chi usa GeoSig, chi usa GRASS, chi usa una GeoMedia. Scusate, dimenticavo GeoMedia, siamo in Veneto, tra i software commerciali sicuramente credo che sia uno dei più diffusi, eccetera, eccetera. Quindi il fatto di usare degli standard mi dà la libertà, mi assicura che quel geoservizio sia effettivamente accessibile a tutti. Non solo a chi usa, altrimenti il rischio è di creare degli ecosistemi che funzionano solo per famiglie di software, un po' come quello che accade, sta un po' venendo a finire anche questa cosa qua, ma con i DVG di AutoCAD, che se ho in passato, se avevo un DVG di AutoCAD, solo con AutoCAD o con AutoCAD Map riuscivo ad aprirlo, perché il DVG non era un formato standard, che non lo è nemmeno ora. Credo che abbiano necessariamente, diciamo, spinti dal mercato, abbiano aperto, tant'è vero che ora, credo, se avete usato QGIS, credo che sappiate che con QGIS si riescono tranquillamente ad aprire dei DVG, tranquillamente, a volte dà un po' di problemi, però in generale si riesce ad aprire. Quindi, diciamo che, ecco, spiegate un po' le ragioni, oltre poi alle ragioni etiche, aggiungeteci quello che volete, ma ragioni pra molto pratiche, molto terra a terra per spiegare perché usare degli standard. Dicevamo prima, il geoservizio è solo una parte del WebGIS, questo schema è preso da internet, peraltro usa anche altri application server, in particolare da GeoServer. Questa mattina in quest'aula, non so se qualcuno di voi era presente, si parlava di MapStore. MapStore, ad esempio, è un'altra modalità con cui creare sempre servizi standard con GeoServer e sempre un client con MapStore in particolare, quindi un analogo della famiglia sempre open source, un ottimo prodotto con caratteristiche diverse rispetto a quello che vedremo oggi. E questi schemi, non so perché, io li immaginerei sempre al contrario, in realtà vanno dal basso verso l'alto, vabbè, le frecce lo. Quindi avete i vostri dati sono normalmente, non è necessario, però normalmente contenuti in un database. In ambito open source, quello più diffuso è sicuramente PostGIS. Vengono pubblicati con il secondo pezzo, che è un application server, e la parte ultima è il client. Stesso discorso che si può vedere di nuovo in questo, lo schema va sempre dal basso verso l'alto, io ovviamente li numero invece dall'alto verso il basso, quindi immagine e numeri sono invertiti, perdonateci.
prima o poi rifarò lo schema, anche perché ci vogliono pochi minuti, ma uso sempre questo schema ormai da anni. Quindi passaggio sempre appunto, da un dato geografico, parliamo di database, ma non è appunto anche uno shapefile, anche in teoria un KML o un qualsiasi formato standard vettoriale o raster, un application server che è quello che crea i geoservizi. Ne citiamo tre in particolare, che sono GeoServer, MapServer e QGServer, su cui ora dopo torniamo, e un'interfaccia client. Abbiamo già detto sugli UVS, anche qua non mi dilungo più di tanto. Vediamo un attimo di differenziare, li conoscerete probabilmente già tutti, però mettiamo un po' di chiarezza. Se per qualcuno dico cose ovvie, perdonatemi, non andrò lentissimo, se vado troppo veloce invece fermatemi. Veniamo al VMS. Il VMS è un geoservizio sicuramente il più diffuso. Quando prima ho detto che probabilmente il 90% delle persone in quest'aula lo conoscevano, ho visto da molti di voi, diciamo, segnali affermativi, quindi non mi ero probabilmente allontanato molto dalla percentuale corretta. Comunque funziona in questo modo. C'è quella che in questo schema viene chiamata una richiesta parametrizzata, che banalmente è quella, cioè usando un linguaggio che forse farebbe inorridire un po' informatici e puristi, che è il link, la URL da inserire su QGIS piuttosto che su ArcGIS o quello che volete. Quella URL lì contiene una richiesta parametrizzata, cosa vuol dire? Che ha le regole di quello standard UMS, quindi c'è una get map, che è diciamo, la sintassi con cui chiamare la mappa, c'è cioè un get layer, eccetera, eccetera, get legend. Con la richiesta parametrizzata, cosa chiede il VMS? Chiede i dati geografici, ma anche lo stile con cui rappresentare i dati geografici. Stile che nella maggior parte dei casi, non necessariamente, questo era uno schema che ormai uso da anni, per GeoServer in particolare, quindi usa uno standard per la produzione di stili che si chiama SLD, che è supportato anche da QGIS. Quindi si applica lo stile e si restituisce come risultato dei servizi VMS, si restituisce un'immagine. Un'immagine spesso divisa in tile, vabbè, le tile sono quelle mattonelle, traduzione letterale diciamo del termine, che consentono di ottimizzare la visualizzazione. In che modo ottimizzare la visualizzazione? È un po' come funziona Google Maps. Se sono una risoluzione, se guardo tutta Italia, la risoluzione è molto bassa, quindi usa 6 mattonelle a risoluzione bassissima che mi fanno vedere i colori massimi. Pian piano che zoomo sul Veneto, le mattonelle restano sempre 6, ma hanno una risoluzione un po' più alta. Quando arrivo sul centro storico, salve. Sì, da qualsiasi posto. E quando arrivano sul centro storico di Padova sono sempre quelle 6 tile, ora esagero a dire 6, forse sono un po' di più, però sono sempre quel numero limitato di tile alla risoluzione che mi permette di arrivare a vedere il dettaglio del palazzo su cui siamo in questo momento. Poi a un certo punto si ferma perché dipende ovviamente dalla risoluzione del dato. Però è ciò che permette di visualizzare un ortofoto a risoluzione metrica in maniera veloce. Chiaramente se dovessi rappresentare l'ortofoto metrica con la risoluzione metrica di tutta Italia, probabilmente non basterebbe nemmeno il più potente dei computer presenti, cioè servirebbe chissà cosa. Invece, grazie appunto alla gestione con queste mattonelle, tutto ottimizzato. L'application server è quel software che produce questo tipo di geoservizio e che produce le tile. Dicevamo, il risultato è un'immagine non modificabile. In teoria, se usate un VMS semplice, trarrebbe anche un'immagine non interrogabile. Nella prassi, ormai tutti, anche se a volte cioè, non sanno nemmeno usarlo, usano i cosiddetti VMS T, T sta per transaction, che sono anche interrogabili. Quindi è un'immagine che però è collegata al dato di partenza, che può essere un dato raster, un dato vettoriale, quindi se è un dato raster. Pure se, cioè, se è andato raster, resta l'immagine e le varie celle dell'immagine, i vari pixel dell'immagine sono interrogabili. Se è andato vettoriale, è sempre un'immagine raster, ovviamente quello che viene restituito, sotto forma di PNG o di TIFF, però. Quindi siamo di nuovo online. Non so quelli online cosa si siano persi, ma si ritroveranno, tanto mi ero dilungato.
dicevamo appunto, mi sembra di aver finito il discorso appunto che l'ISMAP è un po' più complicato rispetto a quelli sono client da installarsi, cioè la prima configurazione, la prima installazione. Veniamo a quello che facciamo, quindi più o meno abbiamo diciamo, chiuso chiamiamola rottura di scatole, e veniamo a cosa faremo oggi più a livello pratico. È che è anche un modo per spiegare diciamo, quello che vi ho fatto, che vi abbiamo chiesto di fare, diciamo, con cui vi abbiamo chiesto di arrivare qua. Vi abbiamo chiesto di installare QGIS e direi che penso sia chiaro a tutti alla luce di quello che abbiamo detto finora perché vi abbiamo chiesto di installare QGIS, perché si userà QGIS per creare la mappa che andiamo a pubblicare. Dopodiché vi abbiamo chiesto di installare quel software, magari qualcuno di voi conosceva già, Nextcloud, che in teoria nulla c'entra, anzi, anche tolgo la teoria, che nulla c'entra col mondo dei GeForce, perché non ha nulla di geografico. Cos'è Nextcloud? È una sorta di Dropbox, per parlare, diciamo, in maniera, immagino, comprensibile a tutti, nel senso che immagino 90%, di nuovo, mi lancio in percentuale, il 90% di voi conosca Dropbox, quindi è un sistema di fatto, al di là della conoscenza mia di Dropbox, per sincronizzare dati fra un server e i vostri computer. A differenza di Dropbox è un applicativo open source, free open source, che quindi è installato anche su un server dove ci sono installati i software che ci serviranno per fare l'esercitazione, in particolare QGIS Server. E che quindi ci permetterà oggi, accedendo, voi l'avete scaricato, ora farete l'accesso, qualcuno di voi mi ha chiesto, ma non so ancora come accedere, faremo accesso con questo nome utente e password, faremo accesso a una cartella del server dove avremo l'accesso, prima vi dicevo, vi tratterò un po' da bambini, vi chiederò, mi raccomando, state attenti a salvare il nuovo file con quel nome lì. Perché per non fare confusione, per il buon funzionamento del workshop di oggi pomeriggio, è bene che, siccome usiamo tutti lo stessa cartella del server, è bene che su questa cartella non ci sovrascriviamo e non facciamo come dire, stiamo scrivendo tutti sulla stessa cartella. Se io cancello il file che crea il mio vicino di banco, il mio vicino di banco si aspetta, io gli prometto di vedere il suo progetto pubblicato sul web, il mio vicino di banco non lo trova. Quindi vi chiederò semplicemente di stare un minimo attenti e di rispettare qualche piccola regola per riuscire tutti a lavorare senza pestarci i piedi. È chiaro che avremmo anche potuto scegliere altre strade, però diciamo che era la strada più veloce per noi, quella di usare qualcosa già in piedi. Ma in realtà anche forse più semplice per voi piuttosto che farvi installare macchine virtuali o altro. Tendenzialmente anche la strada che non vi sporca più di più il PC, se non lo userete mai più, il prodotto vi fa schifo o altro, cancellate Nextcloud, cancellate tutto e avete QGIS, immagino se siete qua presenti lo aveste già e lo usaste già. E quindi diciamo non vi creiamo grandi. Vi abbiamo chiesto di installare il meno possibile. Una volta quindi spiegato un attimo, installato, tanto configurato l'applicativo che vi abbiamo chiesto di installare, questo Nextcloud con un utente e password, vi spiegheremo un po' cosa c'è dentro la cartella, eccetera, eccetera, poi proveremo a pubblicare, ognuno di voi pubblicherà un suo progetto QGIS. Ho messo sopra, vediamo poi a che punto riusciamo a spingerci anche compatibilmente con i tempi, ho messo sopra la cartella condivisa, ci sono già dei dati a cui ci collegheremo tutti da pubblicare, poi vediamo se c'è tempo, in realtà abbiamo anche, potremmo vedere, vediamo un po' qualcosa, vediamo cosa riusciamo a fare, sicuramente vediamo come modificare per esempio il logo, sicuramente è una cosa che può sembrare stupida, ma immagino sia molto utile, nel senso voglio fare il WebGIS della mia azienda, del mio ente, del mio comune, metteteci voi di chi, la vostra pagina web con la mappa e voglio metterci il mio logo e non quello diciamo, del standard offerto dal client. Vedremo come cambiare il pop-up, come personalizzarlo.
anche lì senza, possibilmente senza programmare nulla, ma lavorando semplicemente sulle impostazioni di QGIS. E poi, vabbè, se avete delle, ovviamente da qua in avanti si apre anche a domande, curiosità, se qualcuno di voi avesse in realtà dei dati non troppo pesanti, li carica e riesce a caricarli lì sopra, mantenendo magari appunto un minimo di ordine. Poi se ci sono delle domande arriviamo, anzi benvengano, e volendo può tranquillamente pubblicare anche i suoi dati. Diciamo che la cartella condivisa sulla quale lavoreremo tutti ha uno spazio limitato, mi pare di 300 mega, però non credo, cioè, guarda, se non avete proprio i numeri civici di un grosso comune, che magari ci mettono un po' a essere caricati o altro, direi che tendenzialmente un bel po', se avete dei dati vostri potete provarli. Quindi cominciamo dalla parte zero. Avete scaricato tutti Nextcloud? Ok, allora chi non ha scaricato Nextcloud direi lo faccia, semmai se, quanti siete a non aver scaricato Nextcloud? Ok. Ah, sì, no, io chiedevo, installato immagino nessuno l'abbia configurato perché non avevate l'utente, la password, ce l'avete ora, quindi. Sì, anche ora vediamo anche l'indirizzo server, sì, scusate. Più che altro chi non l'avesse scaricato glielo facciamo scaricare, così partiamo tutti allo stesso livello. Per scaricarlo dovrei avere già l'indirizzo, è nextcloud.com, poi quando siete sulla pagina Nextcloud, get Nextcloud e scaricate, diciamo, l'applicazione per il vostro sistema operativo, Windows, Mac, Linux, quello che avete, in teoria anche Android. Siete solo in tre quelli che lo devono scaricare, no, perché se eravate di più magari chiedevo per non intasare la rete, lo scaricava uno e poi ce lo passavamo, però forse. Se no posso provare a scaricare. Se avete una chiavetta lo scarico io che ho la rete velocissima. Se avete una chiavetta ve lo passo io perché abbiamo una rete con fulmine. Ah, ok. Ancora meglio. Chi è che. Dico la vostra collega abituata ad altri corsi, ma non siete. Ah, qua c'è già. Grazie. Quello che avrei dovuto fare io. Come docente. E, allora, per Linux ci dovrebbero essere i pacchetti, credo anche. Bisogna aggiungere, credo, il repository. Forse c'è, magari la versione un po' più. Ah, ok. È una delle prime cose che faccio quando aggiorno il sistema operativo, quindi non mi ricordo come si fa. Quando ci siete, beh, intanto così magari la sincronizzazione. Quando ci siete, qualcuno di voi giustamente. Diceva che la prima cosa che vi viene chiesto non è l'utente password, ma è l'indirizzo del server. Quindi se l'avete già scaricato, allora, anzi, la prima cosa che vi viene chiesta è questa pagina qua, giusto? Cambiata stamattina sul Telegram perché non era così fino all'anno scorso, fino a qualche mese fa. Quindi a questo punto, la prima pagina quando lanciate Nextcloud dovrebbe essere questa, cliccate su Accedi. Ok, una volta cliccato su Accedi, stando attenti all'HTTPS,
digitate quell'indirizzo lassù, https://www.ghosthosting.com, www.ghosthosting.gitar.it/nextcloud. Mi raccomando l'est, se no non va al passo successivo. Ve lo lascio un po', poi al passo successivo dovrebbe chiedermi se accordare l'accesso. Di nuovo, altra slide aggiunta stamattina. La pennetta l'abbiamo fatta girare, no? Hai già messo utente password, giusto? Forse già c'era. No. Ah, mi sembra Questo è strano. il PC dell'istituto, quindi. Non credo, aspetta, scusa, posso Papà? chiudere? Allora, vediamo, quindi hai aperto qua. Allora, perché può darsi che si fosse già configurato in qualche modo. Questa è la pagina delle impostazioni, come si fa? Aggiungi solo questo. Dovrebbe essere una pagina aggiungi. Questo era già installato, quindi non l'hai scaricato nuovo. Provate l'altra rete, stranissima perché va persino con la rete dei Vigili del Fuoco, che è quella del Ministero dell'Interno, strabloccata. Non prende bene perché in realtà te stai. Ah no, tu sei quello del cellulare, scusa. Questo sta ancora installandolo. G3 Roma 40. con minuscolo. Se no, se qualcuno avesse, possiamo mettere il cellulare. Ahimè, il difetto di connettersi a un server è che un minimo di rete. Invece venendo a. Stai provando a riscaricarlo? A riavviare. O Monte Mario, mica. Qua Monte Mario, non vorrei che. Monte Mario. Scusate, Monte Mario 1, sono io che forse me la sono. No, ma me l'ha detto secondo me. Monte Mario 1, perdonatemi, ci siamo alzati presto, quindi mi ha detto Monte Mario collegato a Roma 40. Può darsi che essendo che un po' di gente si è staccata.
Magari chi riesce a entrare ora con la rete GFOS, direi rimanga collegato alla rete GFOS. Chi ha la schermata arancione vuol dire che sta Perché sennò il rischio è che se ci colleghiamo tutti alla saponetta, si blocchi anche la saponetta. Chi avesse connessioni da un po' di connessione dato col cellulare, se usa il suo cellulare come ha fatto. Quello mi sembra. No, Monte Mario No, 1. Monte Mario 1. Sì, non più, non è mai stata, Roma 40 me la sono inventato io. Allora, questo. Sì, secondo me si sta collegando, no, proviamo ad andare un attimo indietro, vediamo che sia. Secondo indietro. Il passo precedente ancora. Non me lo dà. No, sono qui, sono partita da qui. E la cedi. Ah, questo non mi è andato fuori prima. Quindi, sempre qua. E ora è connesso a questo cellulare sicuro. Cioè. Tra l'altro a 4G. Cioè queste quando poi c'è, vedi le configurazioni le puoi cambiare. Per aggiungere uno nuovo da qua. Grande. Sì, può essere. Sì, può. Provate a togliere lo slash finale. Dallo stesso errore. No, ok. Allora niente. Quindi niente slash. Com'era nell'immagine sotto. Questo però è di nuovo. Aspetta che sta andando. Eccolo. Poi una volta installato, diciamo che non dovrai più avere tutti questi problemi. Siete tutti arrivati alla schermata arancione. Se siete alla schermata arancione, fate accordo accesso e inserite finalmente utente password.
che sono Workshop e Padova 2019, un po' più semplici rispetto. Questa schermata non è già. Padova minuscolo, sì. Fatto quello, rete permettendo dovreste arrivare finalmente a questa pagina qua, in cui se volete potete personalizzare, vedete voi, lui ve lo salva di default nella cartella, in una cartella non è, vabbè, chiaramente non sarà un Roberto, ma sarà una cartella del vostro computer che è dei documenti o qualcosa del genere, Nextcloud, e volendo potete personalizzare. Padova 2019, sì, direi. Allora. Sì, no, ho verificato la password è giusta, perché quindi se non vi accorda l'accesso su quello direi che è solo questione di rete. Ce l'ha l'interfaccia grafica, prova Nextcloud a lanciarlo. E non trovo quando sto lanciando, dovrebbe essere start, giusto? Vai Nextcloud e basta, e invio. O Nextcloud client. Cerca un po' per... No, client se hai con meno, penso, mi pare. Prova. Ah, prova, mi sta da installare, perché può darsi che... Ho installato Nextcloud, sì. Allora mi sa che ho installato il server. Però secondo me è per installarlo su un Ubuntu server. Quindi dici... Prova a installare Nextcloud client. No, no, ma il pacchetto è quello che c'è, che ti diceva, infatti. Quando hai provato a lanciarlo ti diceva sul terminale, arriva, fai quel... Esatto. Vedrai che poi Nextcloud Client ti apre l'interfaccia grafica che è uguale a quella. Ah, è uguale. Sì, sì, ora magari cambia qualcosina, ma ti ritrovi. Ecco, io ho disinstallato Nextcloud, adesso l'ho disinstallato. Però secondo me Nextcloud Client è questo? Sì. Client, ok. No, no, non cambiate, token, se no l'ho cambiato tutto. Installato, poi è uscito. Queste sono le configurazioni da qua in basso, nuovo account. No, non cambiate il token, che se no lo cambiate a tutti. Una volta installato Nextcloud client da terminale. Da terminale. O anche, vabbè, c'è anche dall'interfaccia grafica Nextcloud. Però da terminale tranquillamente si lancia Nextcloud client, dovrebbe essere il nome. Se no
questo, quello è meno client. Meno? Sì. Questo poi dipende un po' dalla rete. Sì, dovrebbe esserci. Non so se è l'ultima versione. Ti va? Sì, direi. Forse ho sbagliato a scrivere il... Senza la I. Senza la I. Gitarra. Ah, scritto. Ok, ok. Ho stato troppo. Ok. Vado a tornare indietro. Ok, ora successivo mi chiedo perché. Ok. Provate a tornare. Ecco, ok, andate. No. Però avete messo utente password? No, a lui lo butta direttamente qua. È andato. Proviamo a tornare indietro. Successivo, proviamo a vedere. Niente. Sei con me? Ah, ok. Comunque se credo di rete, perché da lì è andato a. Allora, chi ha questa pagina intanto secondo me può anche. Potete connettervi, così ricomincio a sincronizzare i dati, sennò con questa rete stasera alle 6 siamo ancora. No, no, una volta che avete scaricato i dati, ha finito, cioè sì, chiudete qua e avete. Abbiamo tutto in locale. Esatto, avete tutto in locale. Però ci manca poi, anche di server l'avete. È tutto di solito. Allora, vabbè, ora ci arriviamo. Ora vi spiego tutto. Appena abbiamo risolto tutte le questioni di rete, siamo tutti. Mentre fa la sincronizzazione, poi vi spiego perché siamo. Perché poi, tra l'altro, usando tutti la stessa rete, tutti stiamo scaricando. Non sono tanti, perché sono 23 mega. No, perché l'ho fatto. Provano, penso a portare il wifi qua, giusto? Così dovrebbe andare un. Aspettiamo che portino il wifi qua, temo. Allora, intanto, mentre aspettiamo di risolvere, provo a rispondere a un paio di domande che qualcuno già voi mi ha fatto, qualcuno di voi mi ha già fatto. Allora, in sostanza, una volta fatta la connessione, voi vi ritroverete in una cartella, tutti noi ci troveremo in una cartella del PC locale, i dati sincronizzati con una cartella del server, e, che è la cartella che l'ITSMAP usa per
pubblicare la mappa su web. Quindi, in sostanza, configurando l'ISMAP, quello che fa l'amministratore di l'ISMAP è dire: i progetti che vuoi pubblicare vale a cercare in quella cartella lì. Quindi questa è una cosa che abbiamo fatto, diciamo, noi in ufficio, diciamo, in precedenza, gli abbiamo detto: vai a pescarli tutti in quella cartella del server. Tramite questo applicativo, rete permettendo, si sincronizzano i dati tra il locale, quindi quello che si può fare è lavorare tra l'altro su NPC sullo stesso server, quindi tipicamente sono un comune che vuole pubblicare i dati grafici su server, mi collego dalle 2, 3, 4, 10 postazioni a seconda, diciamo, delle persone che ci lavorano, delle disponibilità o altro, e tutti vediamo gli stessi progetti QGIS e riusciamo a lavorarci in maniera sincronizzata. Ovviamente l'utilizzo di Nextcloud è una scelta tecnologica, ma la stessa cosa si potrebbe fare con altre connessioni di rete. Qualsiasi cartella di rete, diciamo, con la quale io mi riesco a collegare a un server, mi permette di lavorare, quindi non è necessario. Tendenzialmente Nextcloud è una buona soluzione perché, infatti, all'inizio, quando si diceva non vi dà accesso, non vi dà problemi, mi sembrava molto strano perché lavora sulla porta 80, che è la porta di qualsiasi servizio web, e quindi nessuno tendenzialmente blocca quella porta lì. Cosa che invece tutte le altre cartelle di rete tendenzialmente bloccano, quindi ci sono problemi, diciamo, di connessione indipendenti da quelli visti finora. Diciamo che i problemi di connessione attuali dipendono dalla velocità di rete, ma non dipendono, diciamo, dai problemi di sicurezza. Qualcuno di voi mi ha chiesto: ma a questo punto dobbiamo anche installare QGIS Server? La risposta è no, perché QGIS Server in questo caso è installato sul server al quale ci siamo connessi. Credo che portino il router direttamente qua. Prova a sospendere da qua account. Forse da questi, ok, sospendi la sincronizzazione, riavviamola, proviamo a vedere se... Sì. È arrivato il router, andiamo. Ora credo che sia ancora offline, però, perché se l'ha portata qua, infatti credo che sia ancora disattiva. Quindi ora, se siete collegati a quella rete lì, proprio siete, mi sa, sconnessi. Quindi ancora un attimo di pazienza, poi dovrebbe andare un po' più velocemente, perché almeno non c'è il... Quella dovrebbe essere Fosfor-G, giusto? Quella rete lì. Per ora, allora, ha portato qua il ripetitore per la Fosfor-G, però non è ancora, credo, attiva, perché deve cambiare, l'ha collegato alla porta qua, quindi deve cambiare la configurazione. Sì, sta, ho visto. Sì, ora credo che sia... inesistente la connessione. No, alla rete rimanete connessi, perché poi quando tendenzialmente, una volta sincronizzate, dovreste trovarvi un po' di cartelle. Esattamente, dentro Next
Nextcloud qua dentro. Ok, dovreste trovarvi una cartella HTML, una cartella media e un progetto QGIS. Mentre si sincronizza, se voi andate su internet, sempre all'indirizzo, quell'indirizzo gsosting.getar.it, e andate a scoprire di più le mappe pubbliche, o anzi, più semplicemente, scusate, sempre gsosting.getar.it/workshop, ci arriviamo prima, dovreste arrivare a una pagina di questo tipo qua. E cliccando su Vai alle mappe dovreste in particolare vedere un unico progetto, che è il progetto che è contenuto in quella cartella. Quindi, provando a spiegarmi, una volta sincronizzata la cartella, voi dentro quella cartella lì trovate un progetto che si chiama progetto demo.qgs, che è il progetto che si trova online pubblicato sulla pagina del server. Quello che faremo oggi, risolti i problemi di rete, quindi arrivati più o meno tutti a sincronizzare, e aggiungere una serie di progetti pubblicati qua sopra. Per fortuna i dati da pubblicare tramite QGIS li abbiamo già caricati, perché sennò era, ahimè, era ancora più complicato. E quindi si tratterà solo di salvare dei file di progetto che, essendo file di pochi kilobyte, non ci dovrebbero dare grossi problemi. Appunto sincronizzati tutti. Sì, chi ha già scaricato può aprirsi un progetto nuovo vuoto di QGIS. Niente, sempre bloccato. Qua va, scusa, va. Se vai sui siti e ti va bene. Sì, anche abbastanza veloce. Scusa, se no, prova a fare esci senza rimuovi, tanto dai. Configuratela dove sia la configurata giusta e a rientrare. Sì. Vediamo se riparte. Ok, niente. Prova a fare ricarica. Oppure proprio a, come dicevi tu, a cancellare tutto e rimetterlo, anche se l'utente mi sembrava giusto. Rimuovi, fai. Ok, accede, riproviamo da capo. Magari si era impallato. HTTPS. Due punti, /// www.gsosting.getar.it. Genova Torino Empoli senza la .it/nextcloud. Collegarti a rete qua, quella password lì. Forse i dispositivi spegnere e riaccendere la scheda di rete, perché se siccome c'è un altro access point là sotto, molto okay. Dove, se sono già connessi là, non prendono quello nuovo. Ok, quindi chi si vuole connettere, ora dovrebbe andare molto meglio la rete Fosfor G8, però sconnettetevi, cioè chiudete la scheda di rete e riattivatela. Sì, è meglio perché
Quindi da... Si trova questo che è più forte e si attacca direttamente. Cliccando qua spegnete il wifi e lo riaccendete. Se chiavi chi ha il Windows deve fare così. Abbiamo fatto per creare un po' di pausa, perché dopo la teoria. Chi ha già installato, sì, perché così aspettiamo, ripartiamo tutti dallo stesso punto, se volete. Ah sì, state vedendo, siete... Sei già riconnesso, giusto? Sospendi e prova a riavviarla. Non so se l'avevi già fatto. Attenda, andato avanti. Sì, allora fai una cosa, fai come lui, perché se non avessi tentato, fai rimuovi da qua account, rimuovi e riparti dall'inizio, rimettiamo tutto. A lui sta funzionando. Sembra che stia funzionando. Usiamo i condizionali d'obbligo, sì, dai. Oh, sì, bello. Avrei anche scaricato quasi tutto, o almeno ha visto quello che c'è. Ok. Dai, che ce l'ha questo. Mentre siamo tutti qua, vi carico, perché vi avevo detto che avrei fatto le slide che stiamo usando. Lui ad esempio ha migliorato, scusa, se vai a vedere nella cartella, sta scaricando, immagino, però non è vuota. Sai che... No. Allora. Era quello che aveva fatto, però. No, però il token. Avevo fatto 10 volte e mi rimandava indietro. Con quello lì entravo. Era l'unico modo per entrare. Mi rendo conto che non sia. Però quindi qualcuno di voi ha configurato un token, eh? No, non l'ho mai cliccato niente. Cioè, se lo cliccavi, se cliccavi accenda lì, andava. Altrimenti, okay, è sparito fuori tutte le volte. Provo. Nessuna connessione.
Chi è che è riuscito a sincronizzare la cartella? Sì, la cosa strana è che alcuni me l'ha fatto anche col tuo... Si sincronizza automaticamente. Sì, una volta che casca... Può essere che non l'abbia. Si dovrebbe sincronizzare più o meno automaticamente. Con 28 minuti difficilmente. Io sono connesso via cavo. Io gioco facile. Sei bloccato. Chi ha bloccato? Prova a vedere se riesci a connetterti al mio PC collegato via cavo. Guarda le wifi, ci dovrebbe essere un desktop. No, senza slash. Sì. Guarda un attimo le wifi. Allora, chi intanto fosse riuscito a sincronizzare, Nextcloud lo può lasciare, diciamo, dormire, sonni tranquilli, che tanto tranquilli non sono, e può aprirsi un progetto QGIS vuoto. Vedevo che qualcuno di voi stava guardando il progetto QGIS che già c'è, e visto che giustamente stava sfruttando, diciamo, il momento di pausa, e avrà notato che quello che vede su quel progetto QGIS sono le stesse cose che si vedono caricando la mappa su web. Quello che faremo ora in realtà sarà aprirci dei progetti nuovi, caricare i dati, che ora vi dico quali saranno, e creare ciascuno il suo progetto, che, sperando di non avere omonimia di cognome, vi chiederei poi di salvare ciascuno col nome progetto underscore il vostro cognome, così evitiamo, spero che non ci siano fratelli a
meno che non siate fratelli. Magari Rossi, se c'è qualche Rossi, alzi la mano e metta anche il nome, se no cognome e nome, così siamo sicuri. Quindi vi aprite un QGIS, può essere QGIS quello che avevi, in realtà io nella mail vi avevo chiesto di installare la versione l'ultima, ma va benissimo anche se avete delle versioni meno aggiornate. Tenete presente che sul server c'è una versione con supporto di quelle con supporto a lungo termine, quindi c'è ancora la versione QGIS 2.18 server. Detto ciò, non dà problemi a pubblicare file di progetto anche nel nuovo QGIS. Mentre va avanti Nextcloud, comunque tutti sta provando a sincronizzare, eh? O c'è ancora qualcuno che non riesce ad accedere? Parte lui. Non parte la connessione, quindi nemmeno Nextcloud. Però sta già lavorando quello, considerando che siamo tutti qua, sta lavorando, è già positivo. Una volta che sta sincronizzando, lasciatelo pure sincronizzare e possiamo lavorare su QGIS, però almeno vorrei che tutti fossimo almeno al momento in cui sincronizza. No, in che senso? Ah, stai aprendo il progetto QGIS, quello che è già... Sì, perché poi quel progetto che c'è già può essere che non, se non è tutto sincronizzato. Che non gli piaccia Spatialite, oh, scusa, comunque non ci dobbiamo lavorare, quindi non è un problema, ne apriamo uno nuovo, cioè lavoreremo su un progetto nuovo, quindi però okay. Ah, no, 2.18 può essere che non, può essere che non gli piaccia Spatialite, non lo, il progetto che già c'è, se lo volete, mi dicono che dà dei problemi a essere visualizzato con la versione 3.4, quindi si riesce a visualizzare con 2.18, non lo dobbiamo comunque usare. Può essere che dia dei problemi, può essere siamo legati a Spatialite, la versione di Spatialite, siccome è collegato a dei dati che sono sul Spatialite. Quindi in realtà se lavoreremo appunto, come dicevo, su progetti nuovi, quindi aprite pure un progetto bianco. Chi ha fatto la sincronizzazione? Cioè chi sta facendo, coloro i quali hanno se non altro configurato la sincronizzazione. Ok, partite. Diamola. Ci vorrà un'ora più o meno. No, tendenzialmente credo che quando poi pian piano che le sincronizzazioni di tutti voi finiscono, è chiaro che dovrebbe andare più veloce la rete. Tanto cominciamo a lavorare sul progetto QGIS. Allora, avete appunto aperto un progetto. Si prevede. Sperando che vi abbia già sincronizzato la parte che ci interessa, nella cartella vector dovreste trovare un file, sono pochi kilobyte, quindi dovrebbe essere un file leggero, che si chiama palazzi_rolli.gml.
Quel file lì è un file vettoriale in formato GML, che è un formato che immagino conosciate, comunque se non conoscete è un formato standard vettoriale, molto usato da chi lavora sul web, meno conosciuto sicuramente rispetto agli shapefile o ad altri formati vettoriali. Però molto leggero, che poi vi spiegherò perché abbiamo usato. E semplicemente prendete quel file lì e lo carichiamo sul progetto QGIS nuovo che avete aperto. No, poi l'ho caricato ma per sbaglio. Solo Palazzi Rolli. E dovreste trovarvi tutti questa geometria qua, che ora vi spiego cos'è. E questi sono, perdonatela, il campanilismo, sono dei palazzi storici di Genova. Perché abbiamo preso questi? Perché li abbiamo presi dagli open data del comune di Genova. Perché sono salvati in formato GML? Perché se guardate la tabella attributi di questo bellissimo file, ci sono delle descrizioni, c'è una tabella con scritto descrizione, se non ricordo male, o qualcosa del genere, no, esterno, destinazione attuale. Sono campi che contengono delle descrizioni piuttosto lunghe, che vanno oltre il limite dei 254 caratteri, che come penso sappiate è il limite che gli shapefile impongono per i campi testo. Quindi se avessimo salvato questo file dagli open data di Genova, ci avrebbe troncato la descrizione al 254 carattere. Quindi diciamo che lo shapefile non era lo strumento, non era il file ideale per salvare questo tipo di dato. Si tratta chiaramente di un dato un po' strano, un po' atipico, magari per chi lavora, non so bene quale sia la vostra provenienza, però è un esempio semplice, leggero, avete visto tutti i problemi di sincronizzazione. Se avessimo caricato i civici del Comune di Genova, che anche essendo distribuiti come open data, sarebbe stato probabilmente molto bello, molto utile, molto piacevole per voi come esempio, ma alle 6 di sera non avremmo ancora sincronizzato i dati, perché se facciamo fatica con 20 mega, figurarsi con dati più pesanti. Quindi faremo questo esempio con un dato leggero, però credo, visti tutti i problemi di rete, abbiate capito perché abbiamo scelto un file così piccolo. A questo punto mi pento anche di aver messo il file di demo caricato, perché non l'avessimo messo avremmo risparmiato ancora spazio. È un file vettoriale. È un file che è già presente sul server, questo è fondamentale, cioè noi lavoriamo su un progetto QGIS, ci carichiamo dei dati vettoriali, salviamo il progetto QGIS e, ho detto fino ad ora, continuo a dire, continuo a spiegarvi, vediamo il dato pubblicato online se il dato vettoriale è sul server. Cioè se voi prendete un file sul vostro desktop, lo aprite, lo caricate in QGIS, salvate il progetto QGIS sulla cartella Nextcloud, chiaramente non aspettatevi di vedere il dato pubblicato su web. I dati devono essere sul server e ovviamente con i percorsi giusti. Cioè, sapete, immagino, che il progetto QGIS non è altro che un collegamento ai file d'origine. Quindi ovviamente va benissimo prendere un progetto che già avete e trasferirlo sulla cartella Nextcloud, è evidente che dovete trasferirci anche tutti i file, ok? Con la stessa struttura della cartella. Ho detto una cosa chiara per tutti? Okay. Allora, la cartella Nextcloud... No,
Corretto, allora la cartella Nextcloud in realtà è una cartella workshop che abbiamo chiamato addirittura. Cioè Nextcloud è un servizio che permette di creare delle cartelle e di sincronizzarle tra un server e il computer della persona che lo usa, con accesso profilato protetto da utente e password. Ok? Quindi noi abbiamo una cartella sul server che si può chiamare workshop, si può chiamare Pippo, si può chiamare Comune di Padova. La cartella che si chiama Comune di Padova, che presumibilmente potrebbe appartenere al Comune di Padova, è caricata sul server, è sincronizzata in questo caso con Nextcloud, ma potrebbe essere sincronizzata con un altro qualsiasi servizio di rete. Cioè se voi aveste il vostro server, installando QGIS server, sulle slide trovate tutte le eventuali istruzioni, vi installate QGIS server sul vostro server, vi installate, trovate un modo per scrivere sul server, che può essere, scegliete voi, che è più sgamato, potrebbe anche, e lavora solo su Linux, potrebbe tranquillamente lavorare via SSH e scrivere i dati. Se dico delle cose, per chi mi capisce va bene, per chi non mi capisce ignori quello che dico. Qualsiasi metodo con cui scrivere dati sul server va bene. Il più semplice è usare uno strumento di sincronizzazione stile Dropbox, com'è Nextcloud, che al netto dei problemi di rete mi ha messo collegato via cavo, in 30 secondi mi ha sincronizzato la cartella col server. E quindi ditemi. Assolutamente, sì. Si può fare anche copia e incolla. Sì, l'importante è che quella cartella lì è la cartella dove, dentro la quale devono essere salvati i progetti QGIS per essere pubblicati online. La cartella... Esattamente. Se usate dei file devono essere sul server, se usaste un database, a quel punto il database potrebbe essere sullo stesso server o su un altro server purché sia visibile dal server dove c'è QGIS server. L'unica cosa che deve essere caricata sul server è QGIS server, esatto. Chiaramente no. Allora, non ci sono grandi, gli hosting classici, pensate alla Aruba o altri, non ne conosco moltissimi, non offrono QGIS server già installato. E quindi o si fa con una macchina Linux, si può fare, questo servizio di hosting in realtà, al di là del fatto che l'abbiamo dato qua, è un servizio che è già tutto installato. E però ce ne sono anche altri. Leafmap, perché è il client che usiamo, è un client open source, è sviluppato prevalentemente da un'azienda francese che si chiama Traliz, che credo offra anche, ovviamente anche loro offriranno dei servizi cloud su cui è installato QGIS server e installato ovviamente configurato anche Leafmap. Dipende da il nostro servizio di hosting, il servizio base, quindi che non include il database, mi pare che parta da 25 euro al mese. Col database sono, se non ricordo male, comunque poi sul sito ci sono tutti, da 5 euro in più al mese. Il database vuol dire che offriamo, oltre a la cartella e basta, offriamo anche la possibilità di pubblicare la stessa quantità di dati su PostGIS con un utente. E tendenzialmente sì, sono costi ovviamente richiedendo di installare QGIS server, quindi di mantenere anche un server con dei software dietro installati, non sono i costi dell'hosting classico per pubblicare un sito web, perché ovviamente c'è dietro un lavoro maggiore. Sì, l'hosting di un sito web Aruba lo fa 20 euro l'anno, 20, 30 forse, però ovviamente non dà la possibilità di configurare
QGIS-Ferr l'installazione di QGIS-Ferr di per sé è semplicissima, su qualsiasi, no, qualsiasi, non so, sulle distribuzioni, sulle però server Windows non ce ne sono da neanche. Su Linux, sulle distribuzioni Debian Ubuntu è molto semplice, c'è il pacchetto. Un po' più complicato, credo, e meno mantenute sono sulle distribuzioni CentOS. Non l'ho mai testato, devo essere sincero, però so che l'installazione di QGIS non è proprio... non ci sono i pacchetti, quindi tendenzialmente credo che vada compilato sorgente, quindi potrebbe essere un po' più complicato, ma ovviamente è possibile. Se si vuole usare l'ITWAP bisogna anche installarsi e configurarsi l'ITWAP. Ripeto, sulle slide poi avete tutte le soluzioni, chiaramente si sfocia un po' in discorsi un po' più sistemistici di installazione che preferiamo evitare durante oggi pomeriggio, però... può essere che non ve l'abbia ancora sincronizzata, però cioè, dovrebbe, appena lo sincronizza ci dovrebbe essere un PDF con scritto QGIS server. Qualcuno mi dice che ci mette tutto un po' oggi. Tenete presente che allora la cartella di rete, al netto di quello che riusciremo a fare con la rete di oggi, rimarrà attiva per il prossimo mese, sicuramente rimarrà attiva, quindi potete continuare a fare delle prove di test anche nei giorni seguenti. E poi sì, nell'arco di un mesetto altro ovviamente lo chiuderemo. L'ho aperto qualche giorno fa, quindi mi verrà un warning fra 30 giorni di chiuderlo. E quindi rimanendovi attivi, nel momento appena vi collegate alla rete funzionante, tendenzialmente vi dovrebbe scaricare le slide. Quindi se anche oggi pomeriggio, spero che di qua alle 6, mi scarica tutti un PDF di 2 mega e se proprio non ci riuscisse tenete presente che lo vedrete. Altre domande? Se no, tanto era un modo di rispondere a queste domande e chiarire i dubbi, era un modo anche per prendere tempo e sperare che intanto abbia sincronizzato quasi tutto a tutti voi. Abbiamo creato un progetto, cioè scusate, no, non abbiamo creato un progetto, abbiamo aperto QGIS, però abbiamo semplicemente caricato questo layer vettoriale e l'abbiamo visualizzato senza dargli grossi stili, senza modificare altro. Abbiamo detto cos'è, è un file vettoriale molto leggero che contiene la localizzazione e una descrizione in alcuni campi di alcuni palazzi storici del centro storico genovese. Ripeto, perdonate il nostro campanilismo, io da Genova abbiamo cercato un file, un open data leggero. Voi avete aperto solo i palazzi dei Rolli? Sì. Ah no, sono in 3.000. Quelli con il 3.4 lo apre 3.3? No, lo apre in 4.3.2.6 perché si vede che le impostazioni vai su proprietà, toglitelo, vai su proprietà di progetto, attiva la riproiezione, però è già attiva. Ah, è vero, io l'ho aperto anche l'altro, sì. Va bene, sì, il dato originale è salvato in Roma 40 Monte Mario, quindi con le PSG 3003, quindi corretto che sia che lo visualizzate in con quel sistema di riferimento. Apriamolo da qua così evito di aprire.
indipendentemente dal sistema di, ecco, altro vantaggio che usa QGIS server, collegandosi al progetto QGIS, usa esattamente le stesse impostazioni del progetto QGIS, quindi se avete la riproiezione attiva tramite QGIS, QGIS server vi gestisce la riproiezione. Allora, aperti i palazzi dei rolli, visualizzati, prima cosa che facciamo, salviamo un progetto. E come vi chiedevo, qua vi chiedo di salvare tutto il progetto dentro la cartella Nextcloud. La prima cosa che facciamo, così intanto comincia a lavorare e a fare la sincronizzazione, salvatelo chiamandolo con, come dicevo, progetto col vostro nome e cognome, così evitiamo di non usate spazi nel salvare il nome. Tranquilli, garantiremo la privacy che non verrà pubblicato il vostro nome e cognome su web. Ora vi spiego come evitare che il vostro nome e cognome compaia su web. Oppure mettete un nome d'arte, perché se volete. L'importante è che non sia lo stesso nome. Sì, esatto, che è quella che secondo me è da sincronizzare. Salvate, scusate, il file come progetto.qgs, vecchio formato. Nel salva come c'è la possibilità di scegliere se usare il formato, diciamo, quello di QGIS 4, il vecchio formato, .qgs. Sì. Vedo che qualcuno ha già salvato il progetto e l'ha già configurato bene. Ok, quindi salvatelo nella cartella, io tra l'altro l'ho detto a voce ma non lo stavo facendo, nella cartella Nextcloud, non nella cartella dove ci sono i dati. Quindi proprio qui dovreste, pian piano dovremo vedere, collegandoci a quella cartella, non alla Vector ma a questa qua, tutti i progetti che vedo che, per fortuna, avendo concluso la sincronizzazione generale, mi sembra che le cose stiano cominciando a funzionare, a viaggiare con un po' più di velocità, lavorando, per fortuna, qua vi cominciate a capire, ripeto, perché abbiamo scelto dati leggeri. Quindi ora voi avete salvato dei progetti QGIS con nome e cognome, perché così, come vi dicevo, ognuno ha salvato dei nomi, è il modo migliore per distinguere il nome. Se vi avessi detto salviamo tutti il progetto come l'avrei salvato se dovessi lavorare, cioè progetto Palazzi dei Rolli, probabilmente tutti avremmo dato un nome simile. Invece dando il nome e cognome, che è una cosa ovviamente assurda, però almeno siamo sicuri di avere tutti il nostro progetto. A questo punto il file non è ancora, siamo al 50% dei passi per pubblicare un progetto QGIS online. E mi sono dilungato per i vari problemi di rete, per spiegare e rispondere alle vostre domande. Tendenzialmente per aprire un file, caricarci i dati, vero, non abbiamo dato stile, perché per aprire un file, salvarlo, richiede penso un minuto di tempo. Se vogliamo ora pubblicare quel dato online, la prima, una cosa da fare, se non l'avete già fatto, questo dovrebbe essere leggero, quindi compatibile con la rete, è installare il plugin dalla gestione plugin, installare il plugin Leafmap, si chiama proprio Leafmap. Io l'ho già installato, una volta installato, lo si trova nel menu web, quindi in alto web Leafmap, tanto aspetto che lo installiate tutti, quindi nella gestione plugin lo cercate, si chiama Leafmap. Una volta installato si dovrà aprire questa schermata qua,
fatemi un cenno quando più o meno ci siete tutti. Benissimo. Allora, questa schermata qua è la schermata generale. E nelle, poi durante le prossime ore vediamo altre funzionalità. Per ora... Ci siete? Per ora ci limitiamo a guardare la prima schermata, che è opzioni mappa. Sono quelle generali dove si possono impostare gli strumenti di, quali strumenti di mappa utilizzare, mostrare. Per esempio, se clicco su strumenti misura, mi compariranno nelle toolbar anche le classiche toolbar che permettono di fare la misura su WebGIS, quindi lunghezza, aree e perimetri. Se clicco su... Ora vi comincio a fare degli esempi, poi vedete voi cosa... La prima parte, diciamo, vado molto, ognuno farà la stessa cosa, dopodiché ognuno se lo può personalizzare come vuole. Quindi non è che se io clicco lì dovete farlo anche voi. Ascoltatemi, poi scegliete voi se fare, se non fare, se testare, cosa succede facendolo o non facendolo. La praticità e la comunità di uno strumento di questo tipo è fare dei test e vedere la configurazione del WebGIS che più piace al vostro scopo. Quindi è chiaro che più strumenti mettete, più lo strumento dico, tenete anche presente che più l'utente finale vede tasti, tastini o altro, quindi possono anche generare confusione. Quindi si tratta poi di trovare, diciamo, il miglior compromesso tra la semplicità e le funzionalità che volete fornire all'utente del WebGIS. E poi c'è lo strumento per la localizzazione automatica, quindi che se collegato a un, diciamo, se sono collegato col tablet mi localizza tramite il GPS, se sono collegato con i cellulari, col computer anche mi dovrebbe localizzare in base all'indirizzo IP, quindi dipende un po' come funziona l'indirizzo IP di questa rete. Dopodiché, le scale, ci sono le scale di visualizzazione del WebGIS. Sono scale che sono esattamente quelle rispettate da Leadsmap qualora non usiate degli sfondi commerciali. Tenete presente che se, come faremo al passo successivo, usiamo lo sfondo di OpenStreetMap, in realtà il WebGIS utilizza le scale di OpenStreetMap, che non sono esattamente quei numeri interi, tra virgolette, che uno si aspetta di trovarsi, vale però il minimo. Quindi vuol dire che lui non scende, com'è impostato in questo momento, non scende sotto il 10.000. Sono diverse, sono leggermente diverse, hanno dei numeri che se poi dopo li faccio notare, sono dei numeri assolutamente non random in realtà, ma sono frutto di divisioni. Tutti gli sfondi, diciamo, la cartografia su web usa una proiezione che è quella... diciamo, erroneamente chiamata la proiezione di Google, perché diciamo, è quello che prima di ogni altro, lo strumento che prima di ogni altro la utilizza e l'ha portata alla conoscenza del grande pubblico, chiamiamola così. In realtà non si chiama proiezione di Google, ma è la proiezione pseudo-mercatore. È una proiezione che dà, se voi la usate senza fare la riproiezione, dà degli errori abbastanza grossi. Perché? Perché è una proiezione che funziona per tutto il mondo. E chiaramente per funzionare per tutto il mondo, matematicamente non so bene, non saprei dire di che equazioni usano, e quindi è una proiezione che là avevo fatto dei test e alla latitudine e longitudine di Genova, tanto per intenderci, una griglia di 80 metri per 80 mi risultava di 110 metri per 80, una roba del genere, quindi errori di circa 30 metri. Dopodiché non sono errori che vengono fuori con gli strumenti di misura, state tranquilli, perché gli strumenti GIS fanno poi le misure corrette sull'ellissoide, quindi correggono l'errore che viene fuori. Però se non si corregge l'errore, vengono fuori deformazioni di quel tipo lì. Se volete scendere una scala, è quello che appunto stavo per dire, che tra l'altro va fatto per il tipo di dato che stiamo visualizzando, cioè noi stiamo visualizzando dei palazzi del centro storico di Genova, che sì, dicono essere il centro storico più grosso d'Europa come estensione, però a 10.000 vi assicuro che siete ben fuori dalla scala di visualizzazione dei dati che stiamo visualizzando, quindi per scendere mi basta aggiungere,
se uso, cioè mi basta aggiungere anche un solo livello, poi lui in realtà usando OpenStreetMap, Google o altri sfondi si gestisce lui i livelli intermedi. Se invece non uso altri sfondi, lascio uno sfondo bianco, oppure potreste usare uno sfondo vostro, tipo la CTR del, in questo caso della regione Liguria, stiamo per dire la CTR del Veneto, chiaramente per vedere i dati del, del centro storico di Genova, diciamo che sarebbero poco compatibili, rispetterebbe lo zoom. Quindi io aggiungo uno o più livelli separati dalla virgola. Quindi in questo caso vabbè, sono arrivato a 100, forse esagerato, però a 1000 potrei arrivarci. Se volete anche 100, teoria, chiaramente. Se usa OpenStreetMap il minimo, quello di OpenStreetMap credo che sia attorno ai 982 metri, una cosa del genere. Potrei dire una cavolata, ma poi dopo lo verifichiamo. Quindi sì, se io metto 1, usando OpenStreetMap non arriverà ovviamente alla scala di 1 a 1, ma si ferma alla scala massima supportata da OpenStreetMap, che non mi ricordo quant'è, attorno al 1000. Allora avevo detto una cavolata, mi ricordavo male, però sui 1000, esatto. Sì, no, è la stessa, perché dipende dalla proiezione, non dal sistema che si usa. E quindi 1027, mi dicono, mi suggeriscono dalla regia. O 1000, insomma, ci siamo intesi. Quindi attorno al 1000 dovrebbe arrivare alla massima scala consentita dai servizi cartografici. Se volete, potete ovviamente sempre separati da virgola mettere delle altre entità. L'estensione iniziale della mappa, su questo state tra virgolette attenti, nel senso che oggi non ci dà grossi problemi, qualora lavoraste con dati vostri potrebbe essere un elemento di criticità. Allora, l'estensione iniziale della mappa si può impostare dalle proprietà del progetto o dall'area di mappa, in questo caso non mi cambia granché. Se io la imposto così, la sto impostando sulla base chiaramente di quello che vedo in questo momento, quindi la sto dicendogli che voglio che la scala di visualizzazione iniziale sia compatibile col centro storico, con i dati, scusate, che sto visualizzando in questo momento. Attenzione, perché oltre ai dati vedete che ovviamente è scritta in un determinato sistema di riferimento, che nella fattispecie è il 3003, cioè Roma 40 Volkswagen. Se poi per caso cambiaste il sistema di riferimento del vostro progetto QGIS, cosa che chiaramente potete fare, tenete presente che dovete ricordarvi anche di cambiare questi valori qua, perché se voi li mettete in un altro sistema di riferimento, è chiaro che questi valori qua lui li interpreta come se fossero del sistema di riferimento del vostro progetto. Quindi se voi invece che Roma 40 preferite avere un progetto in VGS 74, VGS 69, scegliete voi con proiezione UTM, chiaramente vi sta sbagliando rispetto ai vostri dati, sarebbero sbagliati di un milione di metri, grosso modo. Cioè lui interpreterebbe queste coordinate, questi valori come VGS 74, versione UTM, quindi interpreterebbe valori come se fossero un milione di metri più a est, a span. Sul menu layer ci torniamo dopo. Imposta l'area di mappa è quello che le proprietà del progetto in questo momento dovrebbero essere più o meno uguali, però se io avessi salvato le proprietà del progetto così e la mappa in questo momento fosse zoomata così, lui in questo momento me le cambierebbe, quindi me le cambierebbe in maniera significativa. Se torno alle proprietà del progetto, diciamo sono quelle, se lo zoom era lo stesso, io avevo semplicemente caricato e non cambiava quasi nulla. Proprietà del progetto sono, poi le vediamo, dopo ci ritorniamo, le vediamo dove sono. Saltiamo un secondo il menu layer, ci torniamo dopo. Nel menu layer di base posso aggiungere degli sfondi cartografici. Per ora limitiamoci ad aggiungere i primi due, più che altro perché per aggiungere le altre servono delle chiavi, sia OpenCycleMap che Google, Bing, vabbè, IGN, un servizio francese, servono delle chiavi, quindi se avete a disposizione la chiave, l'API key di Google, se ce l'avete a disposizione già sapete come recuperarla, perché ogni giorno cambiano il meccanismo per recuperarla, quindi averla ce la potreste avere, ricordarsi come si recupera al volo
vi sfido, perché se l'avete fatto ieri probabilmente oggi è cambiato il meccanismo, e potreste inserirla tranquillamente. E, però lasciamo così, c'è la possibilità di aggiungere, se lo si vuole, un layer bianco, quindi non attivare il layer di base, dopo facciamo passo passo, dopo vediamo come aggiungere altri livelli, semplicissimo, però ci andiamo dopo. Potete decidere qual è quello che visualizza per primo, quindi io decido che all'inizio voglio aprire con lo sfondo toner, che è uno sfondo sempre basato, se non magari lo conoscete già, sempre basato sui dati preset map, rappresentati in bianco e nero. Secondo me è molto adatto, cioè molto adatto, poi non lo so, questo decidete voi, abbastanza adatto a una tipologia di dati come questi, sono dati turistici, quindi è una mappa che diciamo punta più all'estetica che alla qualità del dato. Allora, in realtà, ripeto la domanda per tutti, cioè ripeto ed estendo la domanda, cioè provo a allargarla. Mi chiede, lo chiamo vostro collega, perché siete colleghi, diciamo, di sventura, chiamiamolo così. Gianmaria chiede, grazie, mi chiede se io aggiungessi lo sfondo tramite le opzioni, diciamo, come TMS, diciamo, tramite le opzioni di QGIS, su QGIS potrei vedere anche quello sfondo lì. Allora sì, in realtà questi sono caricati proprio da lì, cioè sul client, sono caricati già come mappe di base di default, quindi sono caricati usando, siccome l'ISMAP si basa su una libreria per la pubblicazione di mappe geografiche che si chiama OpenLayer, che è una libreria open source anch'essa, che chiama delle funzioni. Queste qua sono caricate con le funzionalità di OpenLayer per caricare le mappe di base, quindi sono ottimizzate. Il vantaggio di usare questi sfondi qua è quello che, uno, non li dovete caricare sul progetto QGIS. Questo è un vantaggio enorme, perché con la rete che abbiamo oggi in questo momento, se voi caricaste uno sfondo cartografico su QGIS di OpenStreetMap, questo progetto vi si pianta e non lo vedete più. Ogni volta che zoomate e dezoomate non vedete lo sfondo. Quindi il fatto di usare questi sfondi, soprattutto se quelli che vi interessano sono quelli standard, è che non avete bisogno di caricarli sul progetto QGIS. Quindi se non volete cambiare lo sfondo, il mio consiglio è usate questi. Se volete usare altri sfondi, c'è la possibilità ovviamente di caricare qualsiasi tipo di dato sul progetto QGIS e, come vi faccio vedere dopo, dal menu layer impostarlo come layer di base. Quindi io qualsiasi dato io abbia, da rastro vettoriale, anche un WMS di terzi, lo posso caricare sopra e visualizzare come mappa di base. Tenete presente che quelli che danno performance migliori sono, per forza di cose, quelli che vi propone lui. Il WMS dipende dalla qualità del WMS di chi lo propone. Quindi WMS, se io carico il WMS di Regione Veneto, dopo vi faccio vedere quali sono le impostazioni da cambiare per visualizzarlo, teoricamente si può visualizzare, le performance di quel WMS lì visualizzato non dipendono da QGIS, da Litmap, ma dipendono da chi espone il servizio WMS. I WMS di qualsiasi ente pubblico, tipo Regione Veneto, che sia, per quanto di buona qualità, non sono costruiti come i WMS di un server come quello di OpenStreetMap o Google, che sono fatti apposta per gestire migliaia di sincronizzazioni contemporanee. È evidente che i WMS di qualsiasi ente, ripeto, almeno a livello nazionale nostro, non credo che per sua natura sia costruito per gestire connessioni, migliaia di connessioni in contemporanea. E quindi per forza di cose è un po' più meno performante, ecco, chiamiamolo così. Però si può fare. E comunque si possono, dipende dall'area che si vuole visualizzare o altro, ma tendenzialmente si raggiungono comunque buoni livelli accettabili di qualità. Comunque comparabili con qualsiasi altro servizio web analogo. Se guardate
tipicamente in rete qualsiasi mappa web, è facile che utilizzi o sfondi cartografici fatti in casa, cioè ho dei dati, li costruisco con un certo stile e li rendo mappa di base, a quel punto le performance sono buone, cioè ho voglio rappresentare come mappa di base le strade di Padova, i numeri civici di Padova e una serie di dati legati a Padova, parlo ovviamente di Padova perché siamo a Padova, senza non faccio me li gestisco, me gli do uno stile buono su QGIS in maniera tale che i civici si vedano solo un certo zoom, le strade che li unisco in un unico gruppo, li imposto come mappa di base, quella è una mappa di base che andrà benissimo, veloce, senza grossi problemi. Anche con l'aster, sì, chiaro. Assolutamente sì. Anche lì, con i raster più si va a piramidizzarli, più la qualità è migliore, è chiaro, si occupa anche spazio sul server, quindi è come al solito un problema di quantità del dato, qualità. Comunque su tutte queste cose ci torniamo, ora intanto clicchiamo tutti, così poi diamo il tempo al server di sincronizzarsi, su applica. Nel momento in cui cliccate su applica, su QGIS vi è comparso prima un messaggio che vi ha detto bene, ha funzionato, era verde, poi è scomparso. Dopodiché vi compare quest'altro messaggio, non è un messaggio d'errore ma è un'attenzione, vi dice attento, ricordati di salvare sempre il, ve lo spiego visto che si comparirà ogni volta che cliccate su applica, quindi vi dice attento, salva anche il progetto QGIS. Questo perché? Perché quando abbiamo cliccato tutti su applica, quello che è successo è che sulla cartella Nextcloud, vediamo se la sincronizzazione funziona, ma dovrebbe essere file leggeri, sulla cartella Nextcloud dovrebbe cominciare a creare tutta una serie di file che si chiamano nome del progetto, esempio prendo Matteo Conte, senza fare proprio non sai neanche chi sia fra di voi, nome matteoconte.qgs, che è il nome del file del progetto.cfg. È un file che ha creato Heatmap e che creerà a tutti, quindi pian piano aggiornando rete permettendo dovrei trovare i vari file.qgs che state creando. Quel file lì deve essere, per visualizzare il risultato diciamo online, deve essere sincronizzato col file di progetto. Quindi se io ho cambiato il colore di QGIS dei palazzi dei Rolli, oppure ho cambiato qualcosa, poi ho modificato l'impostazione del plugin, per visualizzare le mie modifiche devo ricordarmi sempre di salvare sia il progetto che il plugin di Heatmap. Il principio è QGIS, il progetto mi determina i geoservizi, l'ISPAP, il plugin ISPAP mi va a determinare come poi visualizzo quei geoservizi che io ho creato con QGIS. È importante che ovviamente il file di configurazione dell'ISPAP e il file di progetto si parlino tra di loro, quello che c'è scritto da una parte sia compatibile con quello che legge dall'altra, altrimenti chiaramente si generano degli errori. Riaprire l'ISMA per installare l'ISMA. C'è scritto ogni modifica dello spazio entrambi. Esattamente. Diciamo che le modifiche di QGIS per essere riconosciute dall'ISMA vanno anche risalvate sull'ISMA. In maniera molto semplice, modifico il colore del file QGIS dei palazzi dei Rolli, lo faccio diventare rosso perché li voglio vedere rossi, perché mi piace di più il colore rosso. Chiaramente per questo tipo di layer ha poco senso, però voglio che online siano rossi, devo anche riaprire l'ISMAP e ricliccare su applica. Non è del tutto vero il contrario, nel senso che ora mi ha dato quel warning lì. Di fatto ora io non ho modificato nulla sul progetto QGIS, quindi in realtà il fatto di dover risalvare il progetto QGIS è superfluo.
nel senso che l'avevo già salvato prima, l'ho salvato, ho aperto Dizmap, lui mi dice stai attento, ricordati di salvare, perché è meglio che me lo dica una volta in più piuttosto che una volta in meno. In realtà se anche non salvo, quello che avevo fatto prima l'avevo già salvato, quindi... Però questo, diciamo, va a esperienza mia, non è che io sappia più, cioè, dipende, se sapete voi, se avete fatto delle modifiche o meno sul progetto di QGIS. Lui in generale mi dice salvalo comunque, così sei sicuro, e quindi tanto salvare si tratta semplicemente di cliccare sull'icona salva. Altra cosa, non me l'avete chiesto in anticipo, ovviamente se io chiudo, ora l'ho lasciato aperto perché tanto fra un paio di minuti ve lo faccio riaprire, ovviamente posso tranquillamente chiudere l'ISMAP, chiudere il progetto salvato altro, se io riapro il progetto domani, l'ISMAP ovviamente riconosce le impostazioni che avete già, cioè, va a leggere quello che c'è nel file di configurazione. Quindi ora abbiamo impostato 1000 come zoom minimo, cioè abbiamo, io ho impostato 1000, magari qualcuno di voi ha impostato 500, se io ho impostato 1000, domani, salvando l'ISMAP del progetto, domani riapro, trovo 1000, chi ha salvato 500 domani riapre il progetto, domani o dopodomani fra 3 mesi e ritrova la sua configurazione. Ok? Ho parlato a lungo per lasciare il tempo lì e vedo che per fortuna stanno comparendo i file appunto QGIS. Se ora andiamo su sempre su GIS Hosting Workshop, dove eravamo prima, clicchiamo su file mappe web, spererei di trovare tanti bei progetti, tutti identici, quindi grande soddisfazione col nome di, ormai ho preso come cavo di Matteo Conte, e quindi apro il progetto di Matteo Conte e mi aspetto di vedere chissà cosa. Ora trovo che Matteo Conte ha caricato nel frattempo, mi aspetto di vedere i Palazzi dei Rolli. Alcuni potranno essere attivi, alcuni meno, vedo che la rete va a bomba. Ha esattamente seguito, è stato bravo, Matteo Conte, mi diamo un più, ha seguito quello che ho detto io, quindi ha messo come primo sfondo quello bianco e nero, ha seguito il mio consiglio. Ovviamente non è, ognuno, ripeto, io vi parlo, ma fate pure dei test, delle prove o altro. Vediamo se che sfondi ha impostato, anche lì ha impostato anche lui come me. Ad esempio, no, ha scelto di usare lo strumento di misura, ha scelto di usare la cronologia degli zoom, vado a sentimento, ha scelto anche di usare la geolocalizzazione automatica, cosa che per esempio se apro il mio progetto non dovrei trovare. Sì, sì, no, ma ha fatto... ho scoperto che è Matteo Conte. Esattamente. Compatibilmente, sì, quella lì è sicuramente visualizzata, compatibilmente con le dimensioni del vostro schermo. Lui, allora la domanda della vostra collega è, io ho scelto un'impostazione iniziale, ora poi vediamo come attivare i Palazzi dei Rolli all'avvio, se non l'avete già fatto, comunque ci arriviamo. La vostra collega mi chiede, io all'inizio ho impostato un'estensione iniziale, ok? Quell'estensione iniziale non me la ritrovo esattamente qua. Ed è quello che succede, immagino, a tutti voi. Quell'estensione iniziale l'avete impostata su QGIS, usando il livello di zoom di QGIS. In realtà qua usiamo il livello di zoom, di nuovo, di OpenStreetMap, Google, quello che avete scelto come sfondo cartografico. Quindi lui vi imposterà la visualizzazione leggermente... allo zoom minore, quindi a scala leggermente minore, in maniera tale da avere tutto il riquadro che avete scelto voi su QGIS.
mi sono, sono stato un po' contorto, quindi provo a ripetermi, perché ho visto qualche faccia che giustamente non mi ha seguito fino, non è riuscita a seguirmi fino in fondo. Da QGIS impostate, da QGIS barra Lismap impostate un'estensione. Tipicamente l'estensione che avrete impostato, come ho impostato per esempio io, è l'estensione al layer Palazzi dei Rolli, perché su QGIS avevo cliccato su zoom sul layer e il progetto l'avevo salvato zoomato su quel layer lì. Lui qua mi fa vedere uno zoom minore, li vedo più in piccolo. Perché? Perché evidentemente lo zoom successivo, come vedete, lo zoom successivo proposto da OpenStreetMap, che da 18.000 è passato a 9.028, mi taglierebbe fuori dei palazzi. Vedete che quello in alto e anche qualcosa in basso è scomparso. Quindi a lui questo zoom non va bene. Il primo zoom consentito in maniera tale da vedere tutto il layer è quello immediatamente successivo, è quello che vi mostra. Dipende dalle strati di base. Se voi sceglieste lo strato di base bianco, tendenzialmente direi che come primo base, come primo strato di base, o forse come unico, su questo non sono esattamente certo, credo forse come unico, quindi non usaste gli sfondi di questo map, rispetterebbe il livello di zoom che avete scelto, esattamente il livello di zoom che avete scelto voi. Questo sì è uno degli svantaggi, piccoli svantaggi del fatto di usare gli sfondi cartografici. Sì, perché tanto stanno... Assolutamente sì, l'unica cosa ovviamente compare nel momento in cui salvo tutto, l'unica cosa che è chiaro, la cartella è sincronizzata, quindi si può lavorare da più postazioni, è chiaro che non si può lavorare, potrebbe essere un problema, anzi è un problema lavorare sullo stesso file, cioè se io sono a casa e il mio collega è in ufficio e ci colleghiamo tutti e due sullo stesso file, rischiamo di... sarebbe come collegarci contemporaneamente a un file Word. Tendenzialmente Word me lo segnala, mi dice guarda che non lo puoi aprire. QGIS non credo che lo segnali, ma rischio di sovrascrivere quello che sta facendo il mio collega. Non ho mai provato, può anche essere che mi segnali che il file di progetto è già aperto da un altro. No, funziona anche su funziona meglio, alcune funzionalità sono solo se i dati sono stati su Postgres. Il progetto salvato su Postgres, progetto stile. Credo di no, perché credo che la configurazione di Lismap in questo momento richiede una cartella, non un progetto, non un database. Quindi la risposta attuale è no. Siccome questa è una novità di QGIS 3, effettivamente, è possibile che a breve nelle impostazioni di Lismap si dica, perché credo sia niente di complicato, si dica di puntare a un database anziché a una cartella. In questo momento però solo una cartella. I dati anche meglio, perché mi hai anticipato, ad esempio in particolare l'editing, che secondo me è una delle cose più belle che si possono fare, con una delle ragioni per cui sceglierei Lismap come rispetto ad altri QG server più Lismap rispetto ad altri application server, altre soluzioni, è l'editing online, perché tutto quello che si fa su QGIS lo vedo su web, quindi form, ricerca multipla, tutto quello che fate lo rivedete qua, e di nuovo senza programmare niente, perché è chiaro che si può fare anche tutto con gli altri strumenti open, ma bisogna sbattersi molto di più. L'unico limite è che per fare l'editing devo avere i dati o su database Spatialite o su database Postgres. Però a livello di editing online, ma anche a livello di performance, se ho i dati su un database, è
è decisamente meglio rispetto ai dati su uno ShapeFile o su GML, è più veloce, più si gestisce direttamente lui tutti gli in, posso usare gli indici, quindi anche la ricerca è più rapida, eccetera, eccetera. Allora, ora abbiamo visto come pubblicare e basta, ora vediamo di approfondire un po'. Ripeto, rimaniamo su dati leggeri, poi se qualcuno di voi avesse i dati compatibilmente con questa rete su cui non posso assicurare, avete visto, non mi sento di assicurare nulla, se qualcuno avesse i suoi dati libero di provare a caricarseli e visualizzarli, ripeto, l'unica accortezza, dovete trasferirli dal vostro desktop, piuttosto che dalla vostra cartella documenti, alla cartella Nextcloud. È per quello che non assicuro niente, nel senso che dipende se da quale sei riuscito a trasferire il nostro dato. Mi sembra che ora che abbiamo sincronizzato tutto, stiamo viaggiando. Però ecco, non assicuro, non potremmo fare che ognuno carica i suoi dati. Secondo me andremo di nuovo nel panico più totale dal punto di vista della rete. Ecco. Ora, al di là dei dati, quindi se qualcuno vuole fare è libero di farli, visto che altrimenti io vado un po' lento, vediamo un po' di come cambiare un po' di impostazioni base del progetto Leadsmap. Partiamo dalle cose un po' più futili, ma in realtà importanti, che sono, per esempio, visualizzare, cambiare il titolo. Questo progetto Roberto Marzocchi va benissimo, vi ho detto io di salvarlo col nome e cognome, ma non voglio avere come titolo di un progetto il nome del file, anche perché il nome dei file, vi ho detto, io mi raccomando, non salvatelo con spazi, e tipicamente nel titolo di un WebGIS vedere un underscore non è il massimo, ecco. Poi uno può essere più o meno pignolo, ma anche perché la prima cosa, aprendo quella pagina, che si vede è il titolo, logo e titolo. Quindi andiamo su QGIS e apriamo le proprietà del progetto QGIS. Nelle proprietà del progetto QGIS, se avete una vecchia versione di QGIS, non si chiama QGIS Server, si chiama OVS, qualcuno ha 2.18 aperto, così glielo dico, perché non sono server OWS, l'icona è la stessa comunque, chi ha il 3.4 segue invece pedissequamente quello che faccio io. Andiamo in QGIS Server, hanno migliorato effettivamente la traduzione, è più, diciamo, mi spiega subito a cosa serve. Vedete che chi ha 2.18 direi che le capabilità del servizio sono disattive, quindi le deve attivare. Vedete subito che il titolo, che di default prende quello del nome del file, è modificabile da qua, con quello che volete. Tenete presente che se tutti lo cominciamo a chiamare progetti Rolli, poi non lo riconosciamo più, quindi è evidente che io il titolo non è che devo lasciare Roberto Marzocchi. Potrei chiamarlo progetto dei Rolli, come dovrebbe essere, poi per riconoscerlo, siccome stiamo facendo una cosa piuttosto stupida, cioè quella di pubblicare lo stesso progetto 21 volte, 22 se contiamo me, siccome stiamo facendo questa cosa, ovviamente che non ha senso, si fa solo perché siamo a un workshop introduttivo, ci metto tra parentesi il mio nome. Dopodiché ci posso mettere che lo sta facendo la ditta SRL e metterci, vabbè, mail, numero di telefono o altro, e una bella descrizione di a cosa serve quel progetto. Lo chiamerò bla bla bla. Tutto quello che metteremo qua sopra sarà quello che verrà a cambiare il titolo, ovviamente, che era la prima cosa che volevamo fare, perché compariva lassù in alto bello grosso ed era quello che probabilmente dava un po' fastidio, ma va anche a modificare
le informazioni che ci sono sia cliccando su quella i, sia in realtà nella pagina precedente, quella dove c'erano tutti i progetti, cliccando sui metadati. Quindi sono i metadati del progetto, quello che vi dice cosa state caricando qua, qua sopra. Dopodiché, se andiamo in basso, vedete che ci sono un po' di impostazioni dei servizi WMS. In particolare, per esempio, ci sono le impostazioni, l'estensione dei vostri servizi WMS, che in questo momento, che è l'estensione del vostro progetto QGIS, quella che io almeno avevo impostato come estensione iniziale. Ma ovviamente può essere, e qua rispondo meglio alla domanda di Gianmaria, no, che mi aveva fatto prima, a cui ho detto poi ci torniamo dopo. In realtà io, le due cose possono essere distinte, cioè io posso impostare la visualizzazione iniziale, ora in questo caso abbiamo un solo layer, ma se io avessi tanti layer, esempio i palazzi dei Rolli col centro storico di Genova, ma anche tutta l'estensione del comune di Genova, che ovviamente è, penso, 15 volte il centro storico, anche di più, tra l'altro è una città che si allunga molto per chi la conosce sul mare, quindi proprio come estensione rispetto al centro storico è molto di più. Io potrei avere tutti i dati di Genova e poi dei dati relativi al centro storico. Quindi l'estensione del WMS, quella, diciamo, per garantire di visualizzare tutti i dati, dovrà essere quella dell'intero progetto, cioè di tutti i dati che sono presenti nel progetto. Altrimenti il WMS non mi li creerebbe fuori dal centro storico. Ovviamente la visualizzazione iniziale, quella di Litmap, se io voglio far vedere alla gente come prima cosa il centro storico di Genova, la imposterei uguale al centro storico di Genova. Quindi si tratterebbe una volta sola di dire questa qua, impostarla, quindi fare uno zoom su tutti i layer e impostarla su tutti i layer, viceversa fare uno zoom sul Palazzo dei Rolli e impostarla come estensione iniziale di Litmap. Dopodiché qua ho una serie di opzioni che probabilmente magari userei, tipicamente si usano poco, che mi servono per modificare i servizi WMS. In che modo? Le restrizioni dei sistemi di riferimento vi permettono di aggiungere, se voi usaste i servizi WMS, cioè pubblicate il servizio WMS, poi vi faccio vedere come, in realtà è già pubblico quel servizio WMS dei Palazzi dei Rolli e eventuali WMS che caricaste su questo progetto, potreste offrire già, di fatto è una funzione poco utile, nel senso che ormai quasi tutti i software GIS lo fanno già, la ripressione al volo, direi tutti a parte GRASS forse, potreste offrire già dei sistemi di riferimento con cui il QGIS server vi fa la proiezione. Vuol dire che in questo momento QGIS server in realtà sta offrendo il servizio solo in 3857, che è quello di Google, perché di default è l'unico che gli serve per pubblicare il dato. Se però io voglio pubblicare il WMS, probabilmente in questo caso sarebbe utile, per esempio, aggiungere almeno quello del dato originale, quindi il 3003. La riproiezione la fa lui. Voi avevate 3003, è la riproiezione, non è la riproiezione di QGIS, è la riproiezione di QGIS server. Quindi quella lui è per forza necessaria, perché se non usa non usasse quella non vi può far vedere il dato sopra OpenStreetMap. Cioè qualsiasi dato pubblicato su web, se voglio metterci, in realtà qualsiasi dato pubblicato su web usa quella. Per quanto nessuno se ne accorga, perché poi di fatto l'utente non se ne accorge, a meno che voi non vogliate fare una mappa proprio molto elementare che visualizza solo dei dati particolarissimi di una zona. Però è quasi più complicato farlo non con quella proiezione che farlo con quella proiezione. Quindi qualsiasi di fatto, qualsiasi mappa su web usa quella proiezione lì. Quindi quella ve la imposta lui di default e direi la dovete lasciare, perché altrimenti non vedete il dato. Cioè, se voi provate a toglierla, no, non visualizzereste il dato online. Quello che potete fare, se siete interessati a pubblicare il servizio WMS, dipende quello dello scopo. Se il vostro scopo è far vedere la mappa sul web, lasciate perdere. Se il vostro scopo è anche distribuire il servizio WMS, può essere utile aggiungere alcuni sistemi di riferimento.
Non mi sbilancerei aggiungerne tantissimi perché in realtà ormai tutti i software GIS consentono la riproiezione, quindi è anche un qualcosa di abbastanza inutile, e perché chiaramente usa la riproiezione di QGIS, quindi usa i parametri standard della libreria PROGEI 4, quindi, che quindi non usano grigliati, eccetera, eccetera, quindi non sono quelli ufficiali, quindi ad esempio se sono un ente pubblico rischio, dando altri sistemi di riferimento che non siano quelli originali del dato, di fare una riproiezione che non è quella precisa al centimetro, diciamo sotto il metro. Tenete presente che gli errori possono essere errori massimo metrici o poco più. Per aggiungerli semplicemente clicco sul più e scelgo un sistema di riferimento. Quindi se volessimo aggiungere, come dicevamo, mi sono dilungato a lungo, 3003, trova, perché trova, cerchiamolo come Roma 40. Perché non trova il 3003? Questo è un dubbio. Mi piace. Non so perché prima, probabilmente avevo messo uno spazio, qualcosa strano. E quindi mi raggiungerebbe lì molto semplicemente. Andiamo un attimo sotto qua, potete aggiungere altri metadati, per esempio seguendo almeno in parte la direttiva Inspire. Arriviamo, questo è bello, questo è nuovo, le capabilities WMTS, quindi la possibilità di interrogare o meno. Questo su QGIS 2.18 non c'era, diciamo che era di default. Voi anche sul WMS potete di fatto bloccare l'interrogazione del dato, o su tutto il progetto. Quindi se voi non cliccate su questo, tendenzialmente i dati dei palazzi dei Roli non sarebbero interrogabili. Quindi se vogliamo poi renderli interrogabili, poi per renderli interrogabili dovremo anche agire su l'ITMAP, ma dobbiamo ricordarci di attivare o per singolo layer o per tutto il progetto tutti i layer che metto dentro sono. Allora no, questo agisce sul. Stiamo agendo sul geoservizio, non sull'ITMAP. Quindi se faccio così e basta, e vado sulla mappa web, non è ancora interrogabile. Ho semplicemente detto che quel WMS lì, se io lo caricassi su un altro QGIS, dopo vi faccio vedere com'è che si trova il link al WMS, quel WMS lì su un altro GIS sarebbe interrogabile. Ora poi, appena vi prometto, sto andando lentamente per spiegarvi un po' tutte le opzioni, poi arriviamo al tutto. Queste sono WFS, e poi sotto, se ci fossero dei dati raster, cosa che non ci sono per i VCS, la possibilità di. Sì, nel 2018 non c'è WMTS, è caricato è di default WMTS, non potete scegliere, lo sceglie lui per voi. E sul WFS ci sono varie opzioni. In questo momento ho solo la possibilità di pubblicare. Per ora non lo faccio, poi ci torniamo e poi ve lo farò fare per spiegarvi perché. Poi vi faccio fare. Sperimentiamo un errore tipico in maniera tale da non trovarvi in difficoltà nel momento in cui. Quindi per ora lasciate non cliccato, poi ci torniamo. È la scala minima alla quale non fa vedere il dato con il servizio WMS. Quindi oltre il 5.000 mi nasconderebbe il servizio WMS. Quindi in questo caso qua, avendo noi impostato sull'ITMAP 1000, direi che non andrebbe bene. Ora verifichiamo, direi non va bene perché oltre al 5.000 mi blocca, non mi farà più vedere quel layer lì. Quindi andremo semplicemente a cambiare la scala da qua. Per ora lasciamo un secondo invariato, rimpicciolisco, certo. Qua.
c'è una scelta, diciamo, la tipologia di licenza che volete dare ai vostri dati. Quindi se voi, che vuol dire sostanzialmente, se voglio evitare che su quei dati lì la persona ci faccia qualcosa. Se metto nessuno, ovviamente io pubblico un dato e chiunque può farci la screen, compatibilmente con quello che uso sotto, perché se sotto uso OpenStreetMap poi vincono i vincoli d'accesso di OpenStreetMap, quello è chiaro, cioè vincono. Se uno fa una stampa deve essere cosciente che poi deve citare, vabbè, c'è già la, come si chiama, i credits ci sono già, quindi non c'è nessun problema, però OpenStreetMap ci sono i credits, già se usaste un VMS, state attenti che ovviamente dovete citare il VMS che usate. Questi sono quelli del vostro progetto, quindi se io carico i dati, ipotizziamo che i palazzi dei Rolli siano miei, cioè i dati non miei, non sarei qua a parlare perché sarei particolarmente benestante. Il dato dei palazzi dei Rolli sia miei, che è già più realistico, non è la realtà, però io su quello posso decidere io cosa farci, quindi qua specificherei, diciamo, la licenza con cui accederci. Stesso discorso. A scaricare in realtà, se voi non scaricare in realtà no, nel senso, finché abbiamo fatto così la posso solo visualizzare. Sì, compare nelle metadati del progetto. Quindi questo vuol dire che se io lo rendessi scaricabile, impongo a chi lo scarica di citare, impongo poi di fatto, non so chi può, chi controlla. Al netto del controllo chiedo a chi lo scarica di citare il mio progetto. In realtà quello, anche se non metto copyright, ora non sono su queste cose mi cogliete, non sono un legale, quindi mi cogliete, poi sono sempre qualsiasi tipo di licenza, una licenza CC BY, che sono quelle aperte, comunque chiedo, se uno lo ripubblicizza, di citare me, cioè di citare in realtà l'organizzazione, la ditta, in questo caso la ditta SRL che ha fatto il lavoro. Poi che lo venga, cioè, penso che chiunque di voi abbia, se ha visto una qualche relazione di qualche tecnico, abbia visto la classica mappa stampata con Google, che non si potrebbe, ma che penso qualsiasi, molte, parlato di qualche tecnico, ma credo abbiate visto lavori di pubbliche amministrazioni che usano Google senza farsi problemi, università, sì, non ne parliamo, ovviamente. Quindi stiamo parlando di come dovrebbe essere, usiamo sempre i condizionali. Una volta parlando in un corso, qualche mese fa, in un corso in una provincia, in cui ho detto, non si potrebbe usare Google, ma guardate, come? Ma noi lo facessimo, cioè, cosa dire, cosa stai dicendo? Noi Street View non si può usare. Vabbè, ma io vado su Street View e prendo, e sì, puoi farlo, però in teoria non è legale, non è consentita. Allora, fin qua dicevamo abbiamo modificato le impostazioni sui servizi VMS, quindi se io salvo il progetto, dicevamo prima, salvo il progetto, le impostazioni, salvando delle impostazioni sui servizi VMS, per vederle anche online, quello che devo fare è semplicemente aprire l'ITSMAP. Tra l'altro l'ITSMAP lo trovo, prima vi dicevo, dal menu web, ma volendo anche con questi iconcini qua, che dovreste trovare da qualche parte nella vostra barra degli strumenti, si chiama, sì. La barra degli strumenti. Scusate il lapsus, ma comincerò a far sentire la sveglia alle 5:30. Mi sto cominciando a perdere. Basta fare applica e quindi compatibilmente, lasciamo passare, intanto vado già avanti a spiegare, se ora riaprissi il progetto, se la nostra rete, in realtà il mio, spero che essendo collegato via cavo dovrebbe aver fatto, il vostro, se aspettate che parli ancora un po' io, fra un po' provate a aggiornare il progetto, dovreste trovare
il titolo del progetto cambiato. Sento qualcuno che dice lo è, quindi bene, vuol dire che la ci dovremmo essere sulla sincronizzazione, mi lancio e provo a farlo anch'io. Sì, è cambiato anche a me, certo, lo vedo lì dietro, progetto di Rolli, Roberto Mazzocchi. Benissimo. Come dicevamo, ve l'ho già detto, però diciamo facciamo la verifica, diciamo, di chi non ci crede. Abbiamo impostato WMTS, ma cliccando sul palazzo dei Rolli non è interrogabile. Okay, qualcuno me l'aveva chiesto, non ricordo chi, e io avevo detto tranquilli, non è interrogabile. Addirittura avevo detto un QGIS 2.18 non mi fa nemmeno scegliere, mi dà WMTS di default, ma state tranquilli che non è in automatico interrogabile. Vediamo come rendere interrogabili. Per ora abbiamo detto saltiamo un attimo, ma ora arriviamo invece al menu layer. Nel menu layer c'è l'elenco dei layer, bel elenco nel caso dei progetti che abbiamo qua, l'elenco dei layer, in questo caso solo uno, ma in un progetto, in un tipico progetto di QGIS, diciamo che pubblicare una mappa su QGIS server dei palazzi dei Rolli non ha nessun senso. Vi ho parlato per mezz'ora all'inizio di target, perché usare QGIS server per fare una mappetta così con... Qualcuno di voi conosce il servizio UMAP? No, vabbè, è un servizio gratuito basato su come sfondo per il map, che permette di caricare punti, linee, file abbastanza semplici, di personalizzare il pop-up. Se volete fare una mappa turistica con i palazzi dei Rolli, è il servizio ideale. È gratuito, è abbastanza semplice da utilizzare. Vabbè, la prima volta magari ci devo perdere un po', ma tendenza, come ci dovrei perdere la prima volta se non ci fossi io che vi parlo per 4 ore e vi rompo le scatole la prima volta che vedete l'ISPAP, anche quello sarebbe un minimo da studiarsi un attimo. Però per pubblicare singoli uno o due layer è un servizio che vi consiglio. Se lo cercate, UMAP, scritto UMAP, anche quello è un servizio francese, molto ben fatto, e faccio tutto online, molto più leggero. Tipicamente però, se devo pubblicare non un singolo layer, ma tanti layer, allora di usare un map vi sfido, e poi la personalizzazione è molto più limitata rispetto a QGIS. Stili, l'editing online, tutte queste cose qua, non ci sono paragoni. Dipende, ripeto, quello che dovete fare. Oppure anche senza usare un map, scusate, altro suggerimento, sempre con QGIS c'è un bellissimo plugin che si chiama QGIS 2Web, che permette, un po' tipo un map, di pubblicare mappe o con leaflet o con OpenLayer online. Di nuovo, va benissimo se devo pubblicare i palazzi dei Rolli, molto meglio di QGIS server, molto più light, molto bello. Vi crea un HTML che, citando da bravo genovese i costi, visto che qualcuno mi ha parlato di costi, mappa HTML che prendo e sbatto, scusate il termine non scientifico, online sul mio sito su Aruba, o addirittura al mio sito su qualche servizio gratuito, ci sono addirittura gli hosting gratuiti, magari con un po' di pubblicità dentro, che, ma prendete anche Aruba, 20 euro l'anno, se devo pubblicare solo una mappetta, è la cosa che serve a voi. QGIS 2Web, carico i palazzi dei Rolli, li esporto con QGIS 2Web, prendo il mio HTML con tutti i JavaScript connessi e lo metto online. QGIS server serve quando questa lista qua non c'è solo un layer, ora voi direte allora, perché, ma quella lista lì è bella piena. Il mio scopo, tra l'altro, noi non vogliamo, ovviamente, come chiunque lavora con software open source, non vuole vendermi un software, quindi questo è uno dei vantaggi dell'open source, nessuno vuole vendere un software, quindi vi dice per quando usare un servizio piuttosto che un altro. E quindi quando questo elenco è bello lungo, gestisco tutte le impostazioni dei layer. Ora, ahimè, e anche per fortuna, vista la nostra rete, ne abbiamo solo uno di layer. Allora, questo è il nome che è sul progetto QGIS.
che tra l'altro il mio consiglio è bene lasciare con senza spazi, quindi scritto così male. Ovviamente, come abbiamo detto per il titolo del progetto, vale la stessa cosa per i layer. A me non piace per niente questo nome Palazzi underscore Rolli. E quindi, molto semplicemente, qua dentro vi metto Palazzi e poi un bel spazio Rolli, anzi Rolli, sarebbe Palazzi dei Rolli, così è la nomenclatura ufficiale, e ci metto il titolo che voglio, che mi aspetto. Al solito nella descrizione ci metto un bla bla bla, e potrei metterci anche dei link. Ad esempio vado ora a dire che Palazzi dei Rolli, siccome sono un'attrazione turistica del centro storico di Genova, così faccio un po' di pubblicità alla mia città, non sono pagato dal hanno un bel sito che si chiama palazzideirolli.it, che tra l'altro, se siete interessati, non c'entra nulla col GIS, ma può essere interessante se dovesse fare una gita a Genova. Lasciamo perdere, diciamo, possiamo aiutarti. E prendo quel link lì, ma è giusto per fare un esempio, visto che stiamo facendo esempi non realistici, e ci metto il link alla mia pagina. Ok? Quindi mi comparirà, poi vedremo un tastino cliccabile. Oppure, se non voglio usare il link, io posso tranquillamente nel bla 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 della descrizione citare un link lì dentro. Ecco. Tra l'altro, qua dentro potete farlo o così pari pari in questo modo, oppure volendo potete usare anche, se conoscete un minimo di HTML, quella descrizione, abbellirla con tag HTML. Sì, basta mettere Palazzi Rolli su Google e lo trovate. Ma non è che dovete metterlo, è giusto? Potete metterci anche google.it per vedere che funziona, che vi manda a Google. Prendo sempre un po' di tempo perché così le sincronizzazioni intanto si vengono fatte. Maschero lentezza. Dopodiché, ad esempio, io, ma credo anche tutti voi, quando aprite il progetto vedete OpenStreetMap ma non vedete i Palazzi dei Rolli. Per fare in modo che quel layer lì che volete che sia attivo all'inizio sia effettivamente attivo, mi è sufficiente cliccare su attiva. Dopodiché cominciate a vedere che ci sono tutta una serie di impostazioni, molte in questo caso, avendo un solo file, sono stupide. Nascondi in leggenda, va bene, in questo caso non ha senso, io lo voglio vedere di che colore sono. Poi in questo caso in realtà ce n'è solo uno, quindi potrei anche nasconderlo. Tendenzialmente magari non si usa, ma se aveste un dato raster, l'ortofoto, che non è uno sfondo, cosa vi interessa vedere la leggenda dell'ortofoto, che tra l'altro è una leggenda incomprensibile, la tolgo dalla leggenda. No, scusate, quello è l'opzione successiva. Tolgo l'immagine della leggenda. In realtà mostra in leggenda è quello che vi permette, ho detto una cosa un po' inesatta, mi sono confuso, mostra in leggenda è quello che vi permette di vedere, di accendere o spegnere quel layer. Quindi se voi non nascondete dalla leggenda, se lo rendete attivo, non permettete all'utente di disattivarlo. In questo caso penso non abbia senso, ma se io volessi caricare il limite del mio comune e fare in modo che il limite del mio comune, perché faccio il portale web del comune, sia sempre attivo e non disattivabile, clicco su attivato, lo tolgo da mostra in leggenda, l'utente senza accorgersene vede lo sfondo, che scelga OpenStreetMap, che scelga Google, che scelga lo sfondo bianco, il limite del mio comune lo vede sempre. Nascondi l'immagine, l'ho detto prima, spiegandolo male, raggruppa come unico layer, funziona quando voi avete dei gruppi, ora in questo caso abbiamo un solo layer, quindi non c'è un gruppo, ma se voi aveste tre layer e creaste un gruppo su QGIS, quindi li selezionate, poi fate, non lo trovo perché forse ce n'è solo uno, qua, quindi non me lo fa fare, se avete più vi dovrebbe comparire l'opzione crea gruppo. Se no da qua, e ora obiettivamente non ha senso, voi potreste visualizzare l'intero gruppo, quindi due o tre layer assieme uniti in un gruppo come un unico layer. L'ultima opzione è quella che dicevamo prima, carico un VMS oppure carico uno sfondo che ho fatto io con una serie di, dicevo prima, le strade, i numeri civici,
e altre informazioni, lavorando un po' sui limiti di Zoom, perché vi sconsiglio vivamente di creare uno sfondo cartografico con i numeri civici di una qualsiasi, anche di un paesino, e visualizzarli tutti allo Zoom al 10.000 perché, o al 20.000, perché tendenzialmente vi si pianta qualsiasi WebGIS, anche il più potente, quindi non dipende da QGIS server, anche il più potente dei WebGIS. Quindi attenzione a dosare bene i livelli di Zoom, sia per etichette che per qualsiasi cosa. Ultima, arriviamo finalmente alla ragione per cui vi ho fatto aprire in realtà i layer. Se vogliamo rendere interrogabile quel layer lì, oltre a dirgli che sia interrogabile come servizio UMS, cosa che su QGIS 18 non era nemmeno necessaria, sul 3 invece è necessaria, vado su attiva pop-up e gli dico attiva pop-up. In questa fase gli dico solo attiva pop-up, poi se vi ricordate nell'elenco delle cose che volevamo vedere oggi pomeriggio c'è anche, ed è la cosa che vediamo dopo, come personalizzarlo. Facciamo applica. Al solito gli diamo il tempo di aggiornare, quindi prendo un po' di tempo, possiamo quindi chiudere tranquillamente l'heatmap, sperare che intanto mi abbia fatto la sincronizzazione, andare su, chiudo tanto la pagina dei Palazzi dei Rolli, andare sulla nostra pagina, aggiornarla e rete permettendo, se clicchi a questo punto, cliccando sul, tanto dovrei trovarmi attivo, e quello è già un buon segno, mi trovo, direi che mi ha fatto la sincronizzazione, mi trovo questa I che è il link, la traduzione italiana della pre-documentazione, se visualizzo le informazioni c'è il bla 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 che ho scritto a descrizione e c'è un tastino che mi rimanda alla documentazione che ovviamente mi rimanda alla pagina che ho messo, in questo caso ai Palazzi dei Rolli. E soprattutto se interrogo il Palazzo dei Rolli mi si apre il pop-up, in questo momento mi si apre a sinistra, voi potreste, magari qualcuno di voi mi potrebbe fare la domanda, l'anticipo, molti di voi magari giustamente dopo che mi sentono parlare tre ore sono mezzo addormentati, potreste fare la domanda, ma se lo volessi vedere sulla mappa, e ora vi anticipo la domanda e vi risponderò. Ora quello che facciamo sono queste due cose, questa domanda qua, se lo volessi vedere sulla mappa, e la seconda domanda, che l'anticipo, poi se ne avete altre ditemele, ma se non volessi vedere certe informazioni tipo feed, foto, scheda, rollo, che ovviamente in un sito, in un WebGIS non mi interessano, cioè sono dati che erano presenti nel database del Comune di Genova che, che ho esportato, esportando il servizio Open Data, come direi tipicamente avviene con qualsiasi dato Open Data scaricate online, ma sono dati che poco mi interessano. N bussolo 1586, che me frega, dire. Allora, quindi vediamo come personalizzare un po' il pop-up in maniera semplice, cioè senza andare a cambiare, a scrivere nulla. Potrebbe non aver sincronizzato le regole. Quello che potete controllare è di aver attivato il WMTS dalle proprietà del layer e dall'heatmap attiva pop-up. Dopodiché, se non vi avete i pop-up attivi, 99 su 100 per la sincronizzazione. Fidatevi. Allora, ho selezionato nelle proprietà del layer. Ah sì, scusate, dove ho selezionato su web? Sì, su un qualsiasi edificio. Non saprei nemmeno dirvi quale. D
Direi di sì, non ho verificato questa funzionalità, però direi proprio di sì. E ovviamente tutte le map, già le mappe valori precedenti, tutte quelle cose lì, assolutamente sì. Cioè, tutto quello che si fa su QGIS viene riprodotto. Dico ni su quest'ultima cosa perché in realtà dipende anche dalla versione di QGIS server che è installata sul server. Sul server che stiamo usando in questo momento è installata la versione di QGIS server 2.18. Quindi certe modifiche che non erano supportate, tutto quello che stiamo facendo ora era presente anche nella 2.18. Quello che non fosse supportato nella 2.18 è installata la 2.18 su qualsiasi servizio, secondo me, di hosting che trovate in circolazione, è installata la versione con supporto a lungo termine. Perché quella stabile, testata, che in un servizio in produzione si... Vi consiglio. Beh, quelle sono le stesse di QGIS. Tutti i pacchetti QGIS server, laddove, soprattutto se usate un server Linux, che è quello obiettivamente, vi confesso, su cui sono più ferrato, è la stessa. Cioè, la versione di QGIS viaggia in... quindi se io ora mi pare che la versione di QGIS stabile sul server sia la 2.18.28, quella di QGIS desktop e quella di QGIS server è la stessa. Cioè, c'è il pacchetto QGIS desktop e QGIS server. Su un server in realtà non è necessario installare il pacchetto QGIS desktop. Direi la soluzione ideale, secondo me, per fare delle anteprime è usare una macchina virtuale. Quella di Osio ha già installato, ad esempio, QGIS server. Va configurata la macchina, è un po' un problema, con la scelta che non abbiamo fatto noi, abbiamo scelto la rete, sperando che funzionasse un po' meglio, poi vabbè, abbiamo avuto una mezz'ora buona di pausa e di problematiche associate. Il problema della macchina virtuale è che vanno fatti un po' di settaggi sulla rete per lavorare in modo furbo, che dal punto di vista didattico a me non entusiasmano, nel senso che poi vi dobbiamo far concentrare molto su quei settaggi lì che non c'entrano nulla con QGIS server. Non so se giustamente o no abbiamo scelto di provare a andare con la rete. Una strada che va contro me, su questo servizio di hosting noi mettiamo a disposizione un mese gratis, quindi se vi registrate per quel mese potete fare tutte le prove che volete con una configurazione, però è chiaro, quella che decidiamo, che è decisa da noi, quindi in questo momento 2.18, quando la 3.4 diventerà la stabile, dopodiché uno poi, se vuole, si installa QGIS sul suo server. Altri metodi così, QGIS server e basta, c'è anche il servizio sempre nuovo, gratuito, con un certo limite di spazio, però non è l'ITMAP, è QGIS Cloud, che è un altro servizio basato su... loro usano, credo, QGIS Web Client, e non danno la possibilità, il limite rispetto all'ITMAP non dà grossa possibilità di personalizzare l'interfaccia client, quindi aggiungere bottoni, zoom, queste cose qua, è un po' più legato. Però invece va bene per testare QGIS server, quindi non so che versione usino, secondo me anche loro usano la 2.18 ancora. Tra Debian e Ubuntu identico, direi, non vedo problemi. Meglio una Debian Ubuntu piuttosto che un CentOS o altre macchine. Non so distribuzioni Fedora, ok, non sono molto esperto, ma direi che lo supportano. Invece CentOS ha diversi problemi di aggiornamento con le librerie GDAL, lato geografico è poco usata, quindi
se non avete particolari vincoli, tutte le distribuzioni Debian Ubuntu molto meglio, sono molto più supportate. Tenete presente che la maggior parte di chi lavora, noi siamo un esempio, ma non siamo gli unici, di chi lavora con dati geografici non è un informatico. Sì, sì, no. Però per spiegare che molto spesso sono software che funzionano bene su un server di un certo tipo, non su altri, perché poi tutti quelli che ci lavorano cominciano a usare quel tipo di server lì e sviluppano su quello. Quindi un po' tutta la comunità si è concentrata su sistemi Debian Ubuntu. Consiglierei quindi o uno o l'altro, direi indifferente, però su quelle due distribuzioni. Poi un mio consiglio che può essere, non sono omnisciente, anzi. No, dalla nostra esperienza è questa. E dicevamo, come personalizzare il pop-up? Allora, lavoriamo prima sulla parte del cuore, cioè cosa far vedere e cosa no, e anche come eventualmente farlo vedere. Proprietà del layer, quindi QGIS. Proprietà. Direi su QGIS 2.18 è sorgente campi, benissimo. Su QGIS 3 campi come sono attributi, attribute form. In realtà su QGIS 3 bisogna lavorare su tutte e due. Campi sorgente, attribute form. Allora, se voglio solo nascondere, da campi sorgente tolgo la spunta dal servizio WMS. Quindi se io il feed, che ha un codice che non voglio far vedere, non lo volessi far vedere, tolgo questa spunta qua. Ahimè, qualcuno di voi mi chiederà, ma non c'è una spunta, togli tutto? Direi di no. Non so se l'hanno aggiunta deseleziona tutto, nel 2018 non c'era e non c'è ovviamente nemmeno nella... Ma effettivamente non è poi una cosa che abbia così tanto sì. Così è una modalità, quindi posso girare da qua, per ora ad esempio la foto la nascondiamo, poi se c'è tempo, non so se ci arriviamo, se no poi è spiegato molto bene sia nelle slide che nella documentazione eventualmente di Heatmap, è possibile far visualizzare PDF, foto, tutto, vanno messe dentro la cartella media che trovate dentro la cartella Nextcloud, comunque trovate il riferimento nel... Se riusciamo, alla fine vediamo se si riesce, perché è una cosa obiettivamente carina. Ora spegniamo un po' di informazioni e direi di visualizzare, vabbè, tanto è solo un esempio, il nome del palazzo, vabbè, l'indirizzo lasciamolo, togliamo tutte queste numero bussolo che non so cosa siano, poi vabbè, ne continueremo a lasciare la destinazione attuale, esterno, l'interno, visitabile, da non perdere, poi andiamo avanti a spegnere. Da qua diciamo gestisco cosa accendere, quindi cosa far visualizzare come servizio WMS o no. Da qua si imposta invece come voglio far vedere quelle informazioni lì, sia in visualizzazione sia eventualmente in editing. Ora le GML non è PostGIS, quindi non è editabile, quindi non è che possiamo fare grandi cose di editing, però se volete fare la classica diciamo tasta scelta multipla che fa vedere alcune tipologie magari collegate a un'altra tabella, se questo dato fosse su PostGIS non è forse il dato adatto, magari poi vi faccio vedere un progettino carino, molto semplice, molto, molto brutto dal punto di vista estetico, però funzionale, che è quello fatto dai Vigili del Fuoco, quindi la personale non espertissimo di GIS, che però è riuscito per aggiornare gli idranti, loro lo usano, ovviamente è un progetto privato, però dal mio, entrando col mio utente posso farvelo vedere, che è un esempio molto carino di come si può fare, loro scelgono in quel modo la tipologia di idrante e poca altra roba, e si sono fatti tutto con QGIS. E quello lo farei da questo menu Attribute Form. Qui, volendo avrei potuto anche nascondere, posso decidere se è modificabile o meno, quindi se una
cosa, farla vedere ma non farla modificare, e nel tipo widget poi potrai anche invece che usare la spunta su MS nascondere il da qua, quindi quel campo risulterebbe nascosto. Poi si possono, vabbè, personalizzare ora ulteriormente. Sì, sarebbe superfluo, sì, esatto. Questo agirebbe se nascosto dall'altra parte, però nel momento in cui facessi l'editing, cosa che non potrei fare avendo un GML, direi che quel dato lì mi comparirebbe, perché io ho spuntato il VMS, ma non ho spuntato il VFS, e per l'editing usa il VFS. Quindi se per l'editing lo voglio nascondere, la cosa più comoda è agire su attribute form. Ovviamente, come dicevo, in 4 ore tutto non si, qualcosa accenniamo, cerchiamo di darvi il là, poi ovviamente secondo me una volta iniziato credo che molte delle cose in funzione poi delle specifiche esigenze siano facilmente verificabili da tutti voi. L'altra cosa, intanto salviamo il progetto, così almeno metà la sincronizza, prima di vedere il risultato online, così intanto sincronizza tutto. Volevo anche farvi vedere come aprire il pop-up, invece che magari vi piaceva aprire a sinistra e quindi liberi di lasciarla a sinistra, ma se invece che aprire a sinistra voleste aprire a destra, al centro, dove volete, sì, grazie. Forse ne ho un po' poi nello zaino. Se, dicevo, se voleste vederlo a destra, a sinistra, ok, di nuovo da Leadsmap, faccio così ma potrei farlo più velocemente così, nelle opzioni di mappa, in fondo dove nessuno guarda, c'è questa voce contenitore del pop-up di informazioni, doc si intende quell'interfaccina a sinistra, cioè quella doc a sinistra, la mini doc è un, direi, potrei sbagliarmi, però se non ricordo male, è una ve la fa comparire a destra in alto, però in piccolo, ok? Map è la visualizzazione del pop-up classica, poi potrei, provo a dirvele tutte, poi magari mi sbaglio, le testate nel caso, e map è quella classica, diciamo, a me personalmente forse è quella che piace di più, clicco sulla map, e mi si apre il pop-up sopra l'elemento, bottom sotto chiaramente, e right invece un analogo a quella che vediamo ora, però a destra. Proviamo map, o se qualcuno di voi, non è che quello che piace a me deve piacere, anzi, come confermerà la mia collega, ho un gusto estetico particolarmente poco sviluppato, sono, diciamo, il zimbello dell'ufficio da questo punto di vista. E sperando che abbia aggiornato, l'unico vincolo è quello che abbiamo già detto prima, cioè su server c'è la versione 2.18, se io faccio uno stile che hanno creato nuovo nella versione 3 e non era, anzi sono due vincoli, scusate. Se faccio uno stile che non era supportato dalla 2.18 ma è nuova della 3, non me lo vede, e questo non si può risolvere. Il secondo vincolo, che invece è risolubile, è se uso una libreria SVG particolare, plugin resource sharing, non so chi di voi questo lo conoscete, o un SVG che mi sono fatto io personale, deve essere caricato sul server. Quindi questo è facilmente risolvibile prendendo la libreria SVG, copiandola sulla cartella del server, magari in realtà su qualsiasi cartella, meglio se nella cartella media, così sta ordinato lì, e poi l'SVG voi lo caricate non dalla cartella di default del vostro computer, ma da quella cartella media, e tranquillamente gli SVG li posso vedere. Punto interrogativo. Sì, io. Sì. Mi sembra strano. Non... Però in mappa di visualizzazione. Dovrei.
non me ne sono mai accorto, è possibile anche perché. Neanche in mappa, sì, sì, sì. Mi sembra strano. Può essere che sì, che la leggenda abbia un può dipendere anche dalla versione di lì. Chiaro, allora, su, ad esempio, su questo server qua è installata una versione di quegli server, ma anche l'Itsmap ha delle release successive. Quindi può anche essere che fosse un, che fosse un, che sia, non fosse in quel caso, un bug di una versione di l'Itsmap magari risolto in una successiva. Nel senso che la, la leggenda, beh, se è la 3-2 è anche una abbastanza nuova qua. Ah, ok. Anche questa, ad esempio, qua è la 3-1-5, credo che sia 6. È un po' che non ha, che non, quindi potrebbe dipendere, anzi, la leggenda credo che sia controllata da Litman, quindi una possibilità è quella. Sì, perché Get Legend, esatto, sì. Però, come, come dice lui, potrebbe, cioè, se nel client non è impostato una dimensione variabile ma fissa e il mio SVG è più grande, magari me lo taglia, me lo vedo, vedo male. Quindi in questo senso potrebbe essere un piccolo bacco di Litsmap. Nel caso, ecco, uno dei vantaggi dei prodotti open source, almeno che a me piace molto, è che in un caso come questo, se mi accorgo, magari riesco anche a capire, tramite suggerimento, tra l'altro, di un'altra persona, tramite un aiuto. È un'ipotesi, sì, sì, però se l'ipotesi riesco anche a capirla, è un'ipotesi suggeribile, modificabile, magari paradossalmente, magari l'ipotesi è corretta, lui, il vostro collega, non sa modificarla, però suggerendo l'ipotesi a chi sa modificarla, ecco, si innesta il circolo virtuoso per cui il, lo sviluppatore in 30 secondi, probabilmente se l'ipotesi fosse corretta, risolve il problema e nella prossima release ce l'ho a posto, ho risolto il piccolo bug. Questo, diciamo, è un, quindi anzi, se uno li trova è sempre un suggerimento di dirgli. Riclicchiamo qua sopra se la sincronizzazione ha funzionato, non ha funzionato, o meglio, ha funzionato la prima. Io ho detto intanto salvo, poi vado avanti a parlare, cioè intanto vedo solo i campi giusti. Non ha funzionato la seconda, può anche essere che non abbia cliccato su applica, perché ogni tanto io, soprattutto dopo un po' di ore, no, l'ho cliccato, quindi no, non ha funzionato semplicemente la sincronizzazione. Detto ciò, possiamo fidarci che magari ora nel frattempo ho chiacchierato, risposto ad altre domande, vediamo se... sincronizzazione. Ah, può anche essere. Stavo facendo mente locale su le altre n cose che volevo mostrarvi, anzi se avete domande. Allora, possiamo, oserei dire, lanciarci, ci rischiamo, forse blocchiamo la sincronizzazione. Vabbè, già che la rete va bene, facciamola piantare sulla modifica di quel, insomma, mi piace il rischio, la modifica di questo loghetto qua, che ovviamente, come dicevo prima, il titolo è la prima cosa che si vede, ma anche il loghetto. Prima di farlo, vi faccio vedere, scusate, un'altra cosa che ho detto prima e non ho fatto. Nelle informazioni del progetto, è un'impostazione che si può scegliere, è un'impostazione di Litsmap. Noi abbiamo scelto che, come dato pubblico, potrebbe essere bloccato e riservato anche solo agli utenti accreditati. Ah, questa, ecco, forse... vi dico ancora un paio di cose prima di modificare il logo, compare
il link al servizio WMS. Quindi cliccando qua sopra avete quella famosa richiesta parametrizzata, cioè un URL, che se voi prendete e caricate su QGIS, su ArcGIS, su GeoMedia, su GVSig, su, scegliete voi il vostro GIS preferito, che se siete in questo workshop chiaramente suppongo sia QGIS, ma non è necessario, non è obbligatorio, e visualizzate. Cosa visualizzate? In questo caso visualizzate un WMS, che è quello dei palazzi dei Rolli. Se voi su questo progetto aveste 10 layer caricati come, e li aveste abilitati tutti come WMS, visualizzereste quei 10 WMS. Ok? Quindi è quello, non so se qualcuno di voi lavora con, conosce un po' un GeoServer, è quello che in GeoServer si chiama Workspace, cioè è un indirizzo al quale sono contenuti diversi layer. Quindi non c'è un WMS per ogni layer, ma c'è un WMS, ogni progetto ha un indirizzo WMS all'interno del quale sono disponibili più layer. Se sono abilitati i servizi UFS, sono disponibili anche i servizi UFS tranquillamente. Col quale si può fare veramente tutto quello che si può fare con i servizi UFS. Un'applicazione che non io ma altri fanno, basata su Leadsmap, è quella di avere i servizi UFS abilitati e ogni con dei processi non mi viene un lapsus, pianificati, ce l'ho in inglese non in italiano, ogni ora scaricano la versione aggiornata dei dati aggiornati tramite QGIS server, quindi hanno impostato dei progetti su QGIS server che le persone possono modificare. C'è il servizio UFS, hanno un piccolo script che gira ogni ora, che usando le librerie GDAL, quelle OGR e OGR, non so se scarica il servizio tramite il UFS. Funzionerebbe con qualsiasi application server, funziona tranquillamente anche così, specificando su quali layer vogliono scaricare. E si trovano il dato aggiornato, credo che in quel caso se lo carichino direttamente su un database, che è da un'altra parte ovviamente. Sincronizzano i due, perché uno potrebbe dire, vabbè, è un modo per sincronizzare due database automatico usando un web service. Altra cosa di Leadsmap è che ovviamente con l'utente workshop e Padova 2019 come password potete entrare su Leadsmap. Entrando qua sopra in realtà non cambia molto. Cambia credo nulla. Se volessi consentire per esempio l'editing, dipende dalla configurazione che fa l'amministratore di sistema, ma in teoria, ad esempio con la configurazione fatta da noi in questo momento, se io qua sopra provo a caricare dei dati su un database, attivo l'editing e tutto, l'editing in questo momento è consentito solo agli utenti che si accreditano. Quindi sarebbe, io non vedrei la possibilità di modificare i palazzi dei Rolli, loggandomi potrei modificarli. Ripeto, per modificarli però dovrei caricare questi palazzi su PostGIS. Cosa che semmai potete fare, direi che il database forse non è ancora attivo oggi, ma semmai verrà attivo entro la serata e quindi dovreste avere anche a disposizione un database. Se aveste dei problemi scriveteci. Per il prossimo mese appunto dovreste avere anche un database su cui eventualmente caricare e provare la parte di editing. Dicevamo il logo, che è una cosa di per sé, rete permettendo, piuttosto semplice. Dentro la cartella media trovate già una cartella temi, scritto in inglese, ve lo traduco direttamente. Dentro la cartella temi trovate un progetto trovate una cartella chiamata col nome del vecchio progetto. Se voi prendete quella cartella, è la cartella che installando l'ISMA, in questo caso ve l'ho messa io, chiamata in quel modo lì, ma è la cartella che installando l'ISMA in realtà si trova legata ai progetti demo che ci sono già dentro l'ISMA. Si chiamerà non demo progetto, ma credo che si chiami Montpellier, perché diciamo la ditta
che sviluppa l'Heatmap è di Montpellier, quindi dicevo che è una ditta francese, e quindi sono, come dire, no, anche loro non credo che siano praticamente campanilisti, ma per necessità lavorano con i dati dentro. Quindi se io prendo questa cartella intera, tanto dovrebbe essere una cartella leggera, demo progetto, e la chiamo, la copio, la incollo in questa stessa cartella e la chiamo col nome del mio progetto, quindi se voi volete farlo, rete permettendo col nome del vostro progetto, quindi faccio un copia, faccio un incolla e la rinomino come il mio progetto, se non ricordo male, si chiamava progetto mio nome. Trovate comunque poi tutto sulle slide quello che sto dicendo. Diciamo che da un certo punto in avanti io non sono andato, non ho più guardato le slide, sono andato a ruota libera, ma tutto quello che ho detto, anzi qualcosa di più di quello che ho detto finora, lo ritrovate sulle slide. Quindi state da questo punto sereni. Dentro CSS, no, dentro mi sono sbagliato, c'è una cartella IMG, dentro la quale c'è questo bellissimo questa bellissima immagine grigia col formato, diciamo, giusto, diciamo un suggerimento, che è il logo che viene utilizzato dal vostro progetto. Quindi se ora io mi ha fatto l'aggiornamento, aggiornando questo progetto dovrei vederla su in alto, non è sincronizzato ovviamente, dovrei vedere, fra un po' lo vedrò, quel pallino grigio con scritto il tuo logo. Ok? Nel senso che la prendi in automatico, dentro quella cartella, l'immagine con quel nome logo, lo prendi in automatico come logo. È quello che stavo per dire, esattamente. Quindi se io sostituisco, no, meglio, perché in questo a quest'ora della giornata probabilmente spiegate meglio voi di me ormai, e quindi sostituendo, penso che lo ripeto solo, diciamo, per quei pochi coraggiosi che ancora ci seguono in streaming, quindi che forse sentono meglio il mio microfono, e per gli altri che magari non avessero sentito qua, sostituendo quel file, il tuo logo, con un logo analogo, per analogo si intende che oltre ad essere disegnato più o meno, vi consiglio di usare delle dimensioni analoghe, nel senso che se voi create un logo altissimo poi vi viene la barra, questa barra, diciamo, qua in alto, vi rischia di venire, o ve lo non so se ve lo taglia, o comunque vi viene una barra più alta. Quindi usate un logo di dimensioni analoghe, quindi, però tendenzialmente qualsiasi logo si mette lassù in cima, più o meno dovrebbe essere così, analogo simili, e chiamandolo logo, quindi sovrascrivendolo a quel file PNG, automaticamente lo dovreste trovare, sincronizzazione permettendo. Facciamo la prova, sincronizzazione cache anche permettendo, questo potrebbe anche essere una, siccome le immagini le carica in cache, vediamo se se sono più fortunato. È anche vero che l'avevo detto che ero un po' troppo coraggioso, perché se tutti abbiamo copiato l'immagine, secondo me non gli abbiamo fatto un grosso favore. Bisogna rischiare non è continuo. Vabbè, facciamo l'altro, ormai sono molto coraggioso. Vediamo l'ultima, cerchiamo di concludere in bellezza, intanto speriamo che sincronizzi tutte le copie che abbiamo fatto. In realtà sono file piuttosto leggeri, quella cartella temi, secondo me, cioè da demo progetto credo che sia un pochi kilobyte, però magari sono un numero di file un po'. Posso cambiare, sapendo modificare CSS posso cambiare tutto, sì. Diciamo che se il logo è immediato, perché basta prendere un file, aprirlo con Paint, sostituirlo, quindi tendenzialmente tutti qua dentro sono in grado di farlo, il CSS, sì, sapendolo fare si può fare. Questo CSS che vediamo da noi è personalizzato, se voi prendete l'Heatmap è leggermente diverso, i colori
l'arancione non è l'arancione, l'abbiamo messo noi. Heat map è sul verde. Sì, esatto, più sul verde. Sì. Quello verde lì. Come questa lucertola qua. Sì, esatto. Perché è il loro colore, diciamo, sociale, chiamiamolo così. Il nostro anche è un verde, però noi appunto il, diciamo, l'abbiamo fatto di questo arancione. Anche l'icona sì, è sempre lì dentro, è questa qua. Quindi tutto quello che sostituisce qua dentro. Ah no, ecco, una cosa rapidissima invece che non ho detto, ma è rapidissima, meno male, anzi fatemi, che questa ci vuole ancora meno. Se, no, se voi dentro la cartella principale create un file che si chiama sempre nome progetto.qgs.png, quel file lì è quel file che vedete nel, arrivo, nel repository, cioè in quello qua dentro. Se notate infatti la mia demo progetto, dov'è demo progetto? Progetto demo sembra uguale, ma se notate non ha l'icona di Leads, tra Leads e GTR, ma c'è scritto progetto demo, perché è un'immagine, sfido chiunque a trovarlo, sembra il gioco della settimana enigmistica, e non ci sarei riuscito, però questa è quel PNG che ho caricato. Se io caricassi un PNG con, scegliete voi che foto, la foto del mare, comparirebbe la foto del mare di sopra, ok? Quindi se volete cambiare questa anteprima, è sufficiente caricare un PNG. Di nuovo l'unica cosa da cui, su cui stare attenti è le dimensioni di quel PNG, cioè se lo fate troppo largo, cioè ve lo rischia di tagliare o di creare un... spaginare tutta questa pagina qua. E va da sé, siamo in un convegno in cui si parla di software libero, di software open source, tendenzialmente... anzi tendenzialmente quello che caricate qua sopra siete responsabili voi, cioè che rispetti la licenza. Se io prendo un'immagine che non posso utilizzare la carico sopra come chiusa ha già fatto o continua a fare, non si può fare. Chi ad esempio usa ovviamente il nostro servizio, gli facciamo firmare la, diciamo, l'autorizzazione quando firma il contratto che tutto quello che pubblica, come qualsiasi hosting, vale per Aruba o qualsiasi cosa, quindi compatibilmente col fatto che possiate usare quell'immagine. Veniamo, prima poi di farvi vedere le ultime le cose, diciamo un po' di due ultime cose sceniche, proviamo a caricare le foto. Arrischiamoci, in visto che non dovrebbe richiedere consumo di rete. Nel senso che se voi guardate i... il file, cioè scusate, il, le proprietà, no, la tabella attributi di Palazzi dei Rolli, c'è un campo con un nome, con un JPEG col nome della foto, ok? Se ora noi andiamo nella cartella media, c'è una cartella fotorolli e dentro fotorolli ci sono esattamente quei JPEG che ho caricato io ieri sera, ieri pomeriggio. Quelle, il corrispondente JPEG che troviamo nella, nel campo foto. Quindi, come fare per pubblicare in questo caso specifico? Ora vi faccio fare un'operazione che se io avessi già il percorso non dovrei fare. La cosa che ci manca è creare il percorso a quel file lì, nel senso che in questo campo qua ho solo il nome del JPEG, ma il JPEG io l'ho inserito per garantire un minimo di ordine, l'ho inserito dentro la cartella media, perché vanno, tutto quello che voglio pubblicato in realtà va inserito nella cartella media, l'ho inserito nella cartella fotorolli, avrei potuto sbattere tutto lì dentro, ma per garantire il mio ordine l'ho inserito in fotorolli, e poi finalmente c'è la foto. Quindi, siccome il percorso non è questo, cosa facciamo? Mi apro un calcolatore campi
mi creo un nuovo campo virtuale, tra l'altro essendo un GML è l'unica cosa che posso fare, ovviamente di testo, e ovviamente non di lunghezza 10, ma gli aggiungo una lunghezza maggiore in maniera tale che non mi tronchi, facciamo 100 dando un campo virtuale. Dopodiché, ora sono le 6 di sera e spero di, guardo le dispense, non sbagliarmi perché non mi ricordo mai se c'è lo slash o se non c'è lo slash, non ricordo la memoria, direi di no, però... A partire da media, esatto, con ok. Quindi, quindi scrivo col calcolatore campi, immagino che appunto tutti voi conosciate QGIS, quindi vado veloce su questo punto, chi non conosce QGIS mi perdoni, cioè chi non sia un esperto utilizzatore di QGIS mi perdoni se non mi dilungo nello spiegare quello che sto facendo, comunque metto un testo, media, fotorolli, spero di ricordarmi il percorso esatto, chiudo il testo e lo unisco a, vado a cercare i campi valori, al campo foto, e quindi mi compare media fotorolli underscore 80. Gli do un nome, immagine, facciamo, e faccio ok. Quindi mi ha aggiunto un campo. Lo rifaccio vedere subito, tanto dobbiamo andare, cioè anzi, fatto quello, ora vi faccio vedere come modificarlo, tanto fatto quello, vado nelle proprietà del layer, che tanto c'è utile per modificarlo, così lì vediamo cosa c'era scritto, lo metto per tutti, e se poi mi fossi accorto cosa possibile, perché sono le 17:48, quindi potrei aver tranquillamente fatto errori ortografici o altro. Avete visto tutti? Quindi percorso al file, doppio pipe, che serve per unire due stringhe di testo, e il campo in cui c'era il nome della foto. Dopodiché, quella, se ora visualizzassi il pop-up, vedrei il percorso della foto, non c'è ancora la foto, perché vedo il WMS, ma lui sa, sai che vedrebbe questo percorso qua, se l'ho scritto bene. Dopodiché nell'attribute form vado su immagine e invece di dire tipo widget modifica testo, dico come tipo widget, dov'è? Allegato, grazie. Sì, non c'è più, nel 2018 c'era immagine che non vedo. Quindi si direi allegato per forza, poi magari direi percorsi relativi, beh, questo è per modificare, potrei modificarmi l'altezza, ma direi tipo, ecco da qua, immagine. Questo forse ve lo provo a ingrandirlo compatibilmente con... Ok? Quindi ho scelto tipo widget allegato e poi in fondo ho messo percorsi relativi, che però in realtà serve solo, secondo me, se volete modificare il percorso, perché è il modo con cui vi salva il... In fondo c'è l'opzione tipo immagine. Se sul 2018 è un po' più semplice, cioè scegliete direttamente immagine, direi che ci sono meno opzioni. Quindi chi ha il 2018 trova meno opzioni. Erroneamente dico è più semplice, in realtà non è che sia più semplice, più opzioni in realtà ti permettono di fare più cose. Salviamo a questo punto il progetto.
poi riapriamo l'ITSMAP e facciamo applica anche su l'ITSMAP. Secondo me dovremmo aspettare un po', perché tendenzialmente non credo che, che a tutti abbia sincronizzato il volo, però se non abbiamo sbagliato qualcosa nel percorso sugli slash o altro, ritrovo il mio progetto che non mi ricordo dove sia, ora eccolo qua, vediamo. Ci potrebbe voler del tempo, sì, non, non ha nemmeno preso il campo. Ah no, forse sì, no, non l'ha preso. Quindi può essere anche che con la creazione, con la copia di quelle cartelle che abbiamo fatto prima, stia ancora sincronizzando quelle di prima. Quindi, e comunque si fa così, viene da dire. Su questo fidatevi. Mentre aspettiamo, magari funziona la sincronizzazione, sfruttiamo gli ultimi, così non se dovesse andare, ovviamente siete liberi. Se avete delle domande, fatevi. Se non ci sono domande, intanto vi faccio vedere giusto quelle due applicazioni carine, cioè che mi sembrano carine fatte con l'ITSMAP. Una è quella che vi dicevo prima, che è quella che vi dicevo prima, che non abbiamo fatto noi, che ha fatto appunto i vigili del fuoco, quindi non esperti GIS, diciamo, che non è così, anzi, senza nulla togliere, non sono assolutamente appunto esperti di GIS, hanno fatto questa bellissima mappa, ad esempio con questa immagine che vi dicevo, non so se si può usare, meno male che è privata, no, non è privata. Chiaramente quello che visualizzo io, voi forse potete visualizzare la mappa pubblica, ma non potete visualizzare l'editing, chiaramente, perché non siete abilitati. Io, essendo entrato come amministratore, quello che posso fare è aggiungere, tramite modifica, aggiungere un idrante. Non salverò poi il risultato. Quindi se faccio aggiungi, vedete che mi carica, posso dire in quale comune sono, via, ok, l'hanno scelto loro, posso dire la data di revisione, ad esempio selezionare, l'ho revisionato oggi, quindi potrei selezionare la data, potrei aggiungere il percorso a delle foto, potrebbe essere anche, credo che loro non usino nulla di particolare, perché in questo caso loro si caricano le foto, credo, su Google Drive e poi mettono lì direttamente il link, credo, non vorrei dire, non mi ricordo, sinceramente. No, questo è su Postgis. Se no, con lo ShareFile non si può editare. Non, queste cose si potrebbero anche fare, ma non è editabile in generale. Da QGIS. Quindi qua si sono fatti i loro form. Credo che sia un form, non so, non saprei dirvi se è in un'altra tabella Postgis o se hanno semplicemente caricato, esatto, le abbiamo scritte a manina. Questo non lo so, perché, ripeto, non l'abbiamo fatto noi. Però è una modalità, è un esempio, probabilmente se ne possono fare di molto migliori, nel senso che è quello tra chi usa il nostro servizio, ovviamente non so, tutte queste me l'hanno fatto vedere, perché ne erano. La stellina sulla barra di strumenti sono, credo, la possibilità di selezionare alcuni elementi. Sì, sì, mi fa la selezione. E poi direi me li aggiungi alla selezione, quindi li posso poi esportare solo quelli selezionati. Non l'ho fatta la selezione, sì, me l'ha fatta, quindi poi li posso esportare, posso farci un filtro sopra, direi, vediamo cosa vi fa fare. Utile domanda, perché oltre a farvi vedere questo, sfrutto gli ultimi 5 minuti per farvi vedere come fare una piccola, ultime due cose, che sono, e ho detto, se vi ricordate prima, non spuntiamo UFS, perché poi vi voglio far vedere che viene fuori un errore. Dall'ITSMAP
sarò rapidissimo perché è semplicissimo. Ci sono altre due funzioni che necessitano però di abilitare il servizio UFS, quindi vi faccio vedere l'errore che viene fuori, che sono locate by layer e la tabella attributi, cioè la possibilità di localizzare un qualcosa sulla base di uno o più attributi di un layer, più attributi ora mi spiego, e la possibilità di visualizzare la tabella attributi in basso. Ok? Facciamoli tutti e due, nel momento in cui ne provo a fare uno di questi, seleziono il layer, passi dei rolli, clicco su aggiungi layer e viene fuori l'errore che volevo farvi vedere, perché per quanto siate bravi, io lo faccio un giorno sì, un giorno no, che uno, cioè, mi dimentico che anche se lo so dal punto di vista teorico, va aggiunto il servizio UFS, altrimenti questo servizio non può funzionare, poi tipicamente uno fa le cose rapidamente e si dimentica. Questo errore comunque ve lo dice molto chiaramente, vi dice guarda che devi spuntare l'opzione servizi UFS. Quindi vado su, era un modo secondo me didattico di farvi vedere l'errore, vado sulle proprietà di QGIS e dico che i palazzi dei Eroli, in questo caso il mio layer, sia pubblicato come servizio UFS. A quel punto torno sull'ISMAP, locate my layer e rifaccio Palazzi dei Rolli e gli dico su quale campo farmi la ricerca. In questo caso il campo sensato è il nome, che dovrebbe essere, ora con questa risoluzione dello schermo non si vede neanche, ma da voi dovreste vederlo meglio, quindi nome palazzo. Gli dico che voglio visualizzare la geometria e faccio aggiungi layer. A questo punto in alto, e la stessa cosa potrei farla per la tabella attributi, facciamo le due modifiche e poi vediamo cosa succede. Aggiungi, scusate, mi sono incantato un attimo. Facciamo applica e contemporaneamente però, siccome avevo attivato come nella proprietà del progetto il servizio UFS, salvo anche il progetto QGIS, e a questo punto mi sa che la sincronizzazione non funziona, quindi diciamo che sì, esatto, sta sincronizzando tutte le cartelle con i loghi, come se lo sapevo di commettere un errore con questa rete a fare eravamo andati per 2 ore lisci, poi ho rischiato troppo, diciamo. Faceva le sincronizzazioni al volo, benissimo. Comunque vi spiego cosa succede. Vediamo se riesco a spiegare. No, ve lo spiego allora facendovi vedere un altro progetto. Tuo account. Un progetto che in realtà è pubblico, quindi potete vedere anche voi, che è dentro i progetti che invece abbiamo fatto noi, da alcune demo. C'è un repository che si chiama Alcune Demo DigiTer. Ed è questo, mappa della pericolosità sismica. Questo è un progettino che ho fatto in un giorno, preso da entusiasmo, sì. E ho visto su un, non mi ricordo se su LinkedIn, Twitter, qualcosa, la Protezione Civile Nazionale che pubblicizzava una mappa con i valori di pericolosità sismica, rete permettendo, però provatelo a casa, vedete che va bene. Una bella mappa pubblica con i valori di pericolosità sismica che sono un open data dell'INGV. Ed era una mappa realizzata, poi ho visto il pallino ESRI, dico, però per fare un po' di bellezza hanno messo in piedi questa. E così ho preso i dati, li ho scaricati, li ho caricati nell'arco di un'oretta, più o meno, non di più. Riprodotto la stessa cosa che si poteva fare con ArcGIS, stessa identica cosa con la differenza che diciamo non c'era ad esempio la funzionalità di localizzazione e altre forse manca una cosina. E il risultato diciamo mi è utile per farvi vedere, quindi per dirvi che quello che si può fare con uno strumento commerciale pari pari, anche migliore a livello di prestazione. Perché se ora caricassi quello del portale Io non rischio della protezione civile direi che sarebbe identico.
si può realizzare con QGIS. E la funzionalità di ricerca è questa qua. In questo caso io invece quella che abbiamo fatto noi solo sui nomi dei palazzi l'ho fatta su due campi. Quindi col primo campo, siccome ci sono dentro tutti i comuni d'Italia, col primo campo seleziono la regione, facciamo il Veneto, così facciamo, e poi mi seleziono come comune il comune di Padova. Mi zooma, quindi il risultato del nome dei palazzi, che ancora immagino non abbia sincronizzato né a me né a voi, è questo, cioè uno zoom sul layer che avete scelto. Si può fare su un campo oppure su due campi, come in questo caso regione, comune, provincia, comune, scegliete voi, oppure molto usato foglio e particella nel caso degli atti catastali o altro. Quindi la localizzazione viene fuori là e la tabella attributi vi fa vedere i dati, in questo caso della classificazione sismica per comune, i dati nella tabella attributi, rete che ho mandato in tilt, anche quella via cavo, non ne fa più. E se mai, tanto questo è un progetto pubblico, lo potete guardare anche da... è quella che l'abbiamo fatta, era molto questa qua, tabella attributi, scelgo quale layer tra quelli caricati far vedere, la carico qua, dicendogli giusto il campo da usare come chiave primaria, diciamo. Quindi locate by layer per attivare la ricerca, nome comune, regione, in questo caso ho fatto nome comune, regione, nel caso del nome del palazzo non avevo un campo da uniformare, chiaramente. Avessi via numero civico, un altro esempio, so più via campi, non lo posso fare. In questo momento non lo posso fare, a meno di trovare un accrocchio. Sì, direi. Sì. Le uniche cose che non sono funzionanti con questo LIFMA, perché è su G-Sosting, ma in realtà con l'IFE sono quelle, mi pare che su G-Sosting ci sia ancora la versione 3.1, non è ancora aggiornata la 3.2, quindi quello che trovate in azzurrino non c'è ancora. Ah no, questo no, quindi scusa, ti ho detto non è ancora. Atlante gestisce la stampa, che però non è ancora, serve il 3.2, gestisce la stampa dell'Atlante come su QGIS. Ecco, sulla stampa, piccola nota, poi si trova, molte delle cose non abbiamo viste oggi pomeriggio, ma trovate sui manuali. La stampa, il layout di stampa che fate su QGIS lo trovate pari pari su Leafmap. Attenzione agli sfondi, si possono stampare anche gli sfondi, ma a quel punto è necessario caricarli sul progetto. Quindi li dovete caricare sul manuale, comunque lo trovate, spiegato abbastanza bene. Vorrei sempre, forse sono in inglese, vorrei sempre appena ho tempo tradurlo in italiano e magari migliorarlo leggermente. E comunque è spiegato, si capisce. E va messo il servizio TMS a OpenStreetMap e va chiamato esattamente come mi pare col nome, è spiegato meglio sul manuale di come mi ricordi io a memoria alle 6:05 di oggi, col nome che è utilizzato in Leafmap. Quindi se si chiama MapNIC bisogna chiamarlo MapNIC. Spero, al di là della rete, che di avervi soddisfatto le esigenze. Grazie a voi.